gli spettatori, cin cin e cin cian, si levano in piedi e battono le mani. Buonasera, buonasera in diretta, sono le 21:16, arrivano i nostri, avete visto i volti di tanti cosiddetti responsabili, costruttori che dovrebbero puntellare una nuova maggioranza che il Presidente Conte sta mettendo a punto. Sono iniziate le consultazioni, si entrerà nel vivo da domani in poi fino a venerdì. Abbiamo titolato i partiti al regolamento, non di Conti, di Conte, perché ovviamente il protagonista resta Conte, la maggioranza sostiene di volerlo, lo ha detto di volere il Conte Ter, lo ha detto apertamente Zingaretti, però la novità del giorno, come prevedevamo l'altra sera, il ritorno all'ovile possibile di Renzi, cioè il PD ha detto tutto sommato possiamo continuare a trattare, perché senza i numeri di Renzi questa maggioranza non sta in piedi. Allora bisogna capire il Presidente della Repubblica cosa potrà fare, se riuscirà con questo primo giro di consultazioni a risolvere la crisi, ma c'è da pensare che non sarà possibile salvo colpi di scena, anche perché si fanno nomi di altri pretendenti e si dice sì, un governo con Renzi, ministri di Renzi, però un altro presidente del Consiglio. Renzi ha detto ma non mettiamo veti su nessuno, ma insomma dopo che si sono mandati a farsi benedire reciprocamente in maniera durissima, non so, allora cosa è servito tutto questo pandemonio, tutta questa crisi, e poi si ritorna con Conte e gli stessi di prima. Non lo so, è veramente in un momento in cui c'è un caos indescrivibile e c'è ancora ovviamente la pandemia. Allora aspettiamo i vostri sms, i vostri whatsapp, ovviamente diamo molto spazio alle vostre opinioni, alle vostre segnalazioni. Presento gli ospiti che sono in studio questa sera. Daniele Canella, che è sindaco di San Giorgio delle Pertiche. Buonasera sindaco. Buonasera, buonasera. Buonasera, a noi piace sempre avere i primi cittadini, qui ne abbiamo tantissimi e sono sempre in trincea. Antonella Tocchetto del Partito Democratico a Treviso. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera Tocchetto. Mario Fabris di Forza Italia. Buonasera. Buonasera Fabris a Cittadella. Buonasera. E Alberto Montagnier, Raise Venete. Buonasera a tutti. Buonasera, grazie. Montagnier, grazie molte. Buonasera. Anche a lei. Dovremmo avere, ecco, li vedo già collegati, saluto moltissimo il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti. Presidente. Direttore, buonasera a lei, agli ospiti e a chi ci guarda da casa. Grazie molte per essere con noi stasera e grazie anche a Isabella Dotto di Buonasera, ospitalità. Di Fratelli d'Italia, grazie molte, grazie. Grazie a tutti. Allora io partirei proprio dal Presidente Ciambetti, perché insomma si sta cercando di capire come si evolverà questa situazione. Ovviamente noi parliamo di questo problema perché ha delle ricadute sul nostro territorio come sulle altre aree, sulle altre regioni italiane, no? Quindi non è che siamo particolarmente sensibili alle vicende dei palazzi romani, ma in base a quel che succede lì poi ci saranno dei contraccolpi di un tipo o di un altro in questa regione. Ecco Presidente, sentiamo prima di partire con lei, sentiamo soltanto un intervento di Renzi recentissimo dove dice più o meno cosa intende fare, sia pure in un governo di nuovo all'interno di questa maggioranza che
che ha silurato con strali violentissimi, è disposto a tornarci. Vediamo a quali condizioni, se lo dice qui, vediamo. Buon lavoro al Presidente. Penso che l'occasione venga bene per chiarire con molta nettezza perché la crisi si è aperta oggi. Perché ancora adesso troviamo un sacco di email, domande, richieste anche da parte di nostri amici che dicono: Matteo, ma era proprio necessario aprire la crisi adesso? Ma perché proprio ora che siamo in piena pandemia, che siamo preoccupati? Bene, proprio adesso si gioca il futuro del Paese e o risolviamo i punti aperti adesso o condanniamo i nostri figli e i nostri nipoti a vivere nel declino più totale. Lo so che non è facile dire queste cose, ti attaccano, ti insultano, ti coprono di fake news, ti diffamano, ti dicono di tutto. Però se vuoi far politica in modo serio, devi avere il coraggio di dire la verità guardando negli occhi la gente. Allora parliamoci chiaro, l'Italia si sta giocando l'osso del collo, perché prima di una crisi politica c'è una crisi economica, sanitaria ed educativa senza precedenti. Più o meno così ha detto Matteo Renzi, vedremo di trovare altre dichiarazioni. Ci giochiamo l'osso del collo fondamentalmente, ha detto, no? Allora, Presidente Ciambetti, oggi è spuntato anche un nuovo gruppo parlamentare, gli europeisti, in cui confluirebbero questi responsabili, però i numeri ancora non ci sono. Per cui, secondo lei, che carte può giocare Mattarella? Cosa accadrà da domani in poi, anche con, a seconda poi di come andranno le consultazioni? È difficile prevedere. Sì, è molto difficile prevederlo. Io ero a Roma sia lunedì che ieri e quindi ho anche sentito un po' di persone dentro i palazzi. Mentre ieri mattina sembrava quasi certo un reincarico a Conte per un Conte Ter, già ieri pomeriggio questa ipotesi stava sfumando. Si sente in giro, nei palazzi, negli ambienti che contano, una certa, diciamo, così, stanchezza, sono elegante nel termine, nei confronti del trio Conte, Casalino, Arcuri. Veramente la sensibilità nei confronti di questo trio, vi assicuro che è a livelli incredibili, come molti mi hanno raccontato che le scene successe a Palazzo Madama, al Senato, l'altra settimana, cioè il momento del voto su quello che doveva essere una verifica del governo Conte, sono scene che non si erano mai viste e da gente che è lì da 30-40 anni, appunto, che ha avuto esperienze anche in altri momenti storici, è importante come messaggio. Quindi cosa può avvenire? Adesso Mattarella sicuramente ascolterà nelle audizioni dei gruppi parlamentari le varie sensibilità, però penso che se domani sera, anzi se venerdì non ci saranno dei numeri chiari a sostegno del governo Conte Ter, probabilmente potrebbe ripartire un giro di consultazione per esplorare eventualmente qualche altro possibile candidato a primo ministro. Quindi veramente la situazione è molto molto labile, i numeri in questo momento non ci sono. Il gruppo degli europeisti diciamo è un gruppo per tentare di mettere assieme i cocci dei 5 Stelle andati un po' di qua, un po' di là, qualche transfuga, però non è un gruppo di consistenza e anche di affidabilità tale da garantire tranquillità a un Conte Ter. Quindi è veramente tutto ancora molto molto incerto, molto in evoluzione, e ci sono riunioni diciamo a margine anche nottetempo fra i vari responsabili dei partiti, specialmente quelli della maggioranza uscente, che tentano di rimettere assieme i cocci. Ecco, Presidente, l'impressione è che insomma non volendo andare a votare, nessuno degli attuali parlamentari vuole rischiare l'osso del collo, perché andare a votare significa che molti di loro, tantissimi di loro, non tornerebbero più ad occupare diciamo quelle poltrone, sarebbero disposti a tutto. Cioè qui
Voglio dire, qui c'è la possibilità di come dire, un governo di unità nazionale, addirittura di un governo modello Ursula von der Leyen, però insomma sembra che si faccia di necessità virtù, no? Io credo che alla fine qualche stratagemma per continuare a restare dove sono lo troveranno. Di virtù ce n'è veramente poca in questo momento, specialmente al Senato. Dicevo prima, le scene viste al voto di fiducia sono state inenarrabili. Ciampolillo, lì come si chiama quel signore lì, che arriva appena uscito da una contrattazione personale direttamente con Conte insieme ai Nencini, quello che è avvenuto fuori, quello che sta avvenendo in questi giorni con comunicati stampa che coinvolgono gli uni gli altri, messi in giro ad arte per stimolare qualche sensibilità alla poltrona. Veramente è una brutta scena. Io peraltro ho anche qualche antenna fuori dall'Italia e veramente quello che stanno vedendo e osservando dal resto d'Europa sta lasciando tutti un po' perplessi, perché non comprendono la mossa di Renzi in questo momento, perché probabilmente non capiscono che praticamente da inizio dicembre il governo è stato immobile, è stato coinvolto da faide interne. Arrivare a votare il bilancio dello Stato, la legge di stabilità al 29-30 di dicembre al Senato senza neanche il tempo per i senatori di capire cosa stavano votando, ripeto, sono scene anche dal punto di vista dell'attività parlamentare mai viste dal dopoguerra in poi. Quindi una situazione molto imbarazzante, e anche chi all'estero, fra i vari capi di governo di paesi esteri, puntava o pensava di avere in Conte una figura che poteva rappresentare autorevolmente l'Italia a livello europeo, si è accorto che Conte è solamente un signore ben vestito e molto ben educato, ma che di preparazione politica, di competenze istituzionali, di levatura adeguata a un paese che in questo momento sta soffrendo molto, assolutamente non ne ha la stoffa. Allora, vediamo se riusciamo a sentire anche la seconda parte dell'intervento di Renzi. Vediamo, Fabrizio. Di crollo che non ha uguali nella storia repubblicana. Il 2020 sarà ricordato come l'anno della maggiore disgrazia per la situazione economica del paese, e fortunatamente ancora non si vedono tutti gli effetti sull'occupazione, perché c'è il blocco dei licenziamenti. Quando questo blocco sarà rimosso, vedremo quanti danni ulteriori verranno fatti alla vita delle persone dalla pandemia e dal post pandemia. E voi direte: ma questa è una situazione tragica? Sì, ma si può ripartire, ci sono le condizioni, l'Europa ha messo 209 miliardi a disposizione, ci sono tanti denari che possiamo utilizzare per finalmente immaginare il futuro. È una finestra di opportunità che si apre, e che dal si apre post-pandemia. Nelle prossime settimane. E voi direte: ma questa è una situazione tragica. Allora, o decidi adesso di spendere bene i soldi, ripartire. O farai soltanto ci sono le condizioni. L'Europa ha messo... Vorrei urlare. Vabbè, un video un po' sfortunato, diciamo. Allora, Mario Fabris, si parla appunto di un altro possibile presidente del Consiglio. Poi l'altra illazione che sta girando non soltanto a Roma è quella del possibile sostegno da parte di altri parlamentari di Forza Italia dopo Causin. Le sembra possibile. Maria Rosaria Rossi, che è stata la ex fedelissima del Cavaliere. Forza Italia è ben compatta, fa parte di uno schieramento che si augura che Mattarella finalmente, fra virgolette, si svegli. Ma per tornare al discorso che faceva Renzi in questo momento, sono d'accordo con quello che dice Renzi per il discorso dell'economia, perché tanto continuiamo a parlare di politica, non ci accorgiamo che abbiamo l'economia che sta andando a rotole, cioè si accorgono ma nessuno fa niente. Assisteremo all'ennesima sceneggiata con Mattarella che si gira dall'altra parte, questi qua vanno a raccattare di qua e di là, magari cambieranno Conte, ma tutto quello che c'è dietro rimane come prima, perché il malcostume dell'Italia, nei paesi dove c'è il bipolarismo, quando uno schieramento perde le elezioni va via dal comandante all'usciere.
In Italia cambiano il comandante e sotto rimane tutto quello che c'era prima, quello che arriva si porta qualcuno che è di suo, quindi aggiunge danni ad altri danni. Se cambiano anche il comandante e lasciano sotto quei ministri che abbiamo visto, che non hanno competenze, l'Italia è destinata a fallire, non c'è più scampo. Parlano dei 209 miliardi, mio padre mi insegnava sempre, quando non riesci a spiegarti qualcosa, fai così, ti spieghi tutto. Adesso Renzi ha ricattato il governo, si aspetta, ci sono da fare 200 nomine che gli arrivi qualche posto in più, e sembra che questi 209 miliardi li abbiamo vinti alla lotteria. Non diciamo che sono soldi che dobbiamo rendere all'Europa con interessi alti o bassi che siano. Se non fanno delle... ristrutturano l'economia, se non fanno... se non ristrutturano, fanno ripartire l'economia e il manufatturiero dell'Italia, con che soldi li diamo indietro ai tedeschi, all'Europa, i soldi che ci stanno prestando? Non è che ce li danno così e spendeteveli, alla fine andranno spesi come sappiamo già, perché anche guardando adesso che vogliono fare i circhi per fare i vaccini, cioè 400.000 euro a ogni tendone, quelli là che ha progettato l'architetto Boeri. Ogni postazione ci costa 65.000 euro per fare un'iniezione, con palestre aperte, chiuse, quindi libere, teatri chiusi, quindi liberi, un sacco di ambienti comunali, pubblici, chiusi. Perché non andiamo a fare le vaccinazioni lì dentro? Abbiamo bisogno di fare questi tendoni nuovi? Che sembra che vogliono fare 1.200 per 400.000 euro all'uno. Cioè, andiamo a spendere 500, un'altra volta mezzo miliardo per fare i tendoni, e cosa ne facciamo dopo due mesi quando sono finite le vaccinazioni? Facciamo dei circhi sotto? Questo è il disastro, questo qua, cioè, ok, arrivano i soldi, alla fine, se non rimettono in piedi l'economia e le plusvalenze serviranno per ridare indietro i soldi all'Europa, siccome ci sarà un commissario ad acta, un commissario che non dipende da nessuno, neanche dagli stati europei, che a un certo punto potrà imporre alla nazione debitrice di rientrare di quel tot. Allora a quel punto, se non avranno rimesso in piedi l'economia con le plusvalenze per pagare, andremo a pagarle come al solito con i risparmi degli italiani, perché quella è la fine che faremo. Allora, tanti sms, buonasera, speriamo che qualcuno ricordi al Conte che con le dimissioni volontarie non è possibile richiedere indennizzo NASPI, che non ne tocca sentire anche, non ci tocca sentire anche questa, Cresta Bassana, eccetera. Allora, Antonio Tocchetto, il fatto che Zingaretti sia disposto così a vedere Conte tornare, Renzi tornare all'ovile è abbastanza scontato, insomma, no? Era nel PD una volta, no? Per cui era segretario. Era segretario, per cui voglio dire potrebbe tornare. Però le sembra possibile che i 5 Stelle siano disponibili a riprendercelo in grembo, diciamo, in un governo sia pure allargato, perché alternative adesso questi europeisti sono quattro gatti, cioè non sembra che, e soprattutto non sono quelle personalità che il presidente Mattarella chiede perché ci sia un governo autorevole, credibile, stabile e anche ovviamente efficiente, no? Allora, oggi la direzione nazionale del partito ha dato mandato che si dia un incarico, seppur esplorativo, a Conte. Però io volevo, come dire, Ciambetti ha detto una cosa che condivido in parte, nel senso che io ritengo, rispetto a Ciambetti, che Conte abbia saputo gestire alcune fasi complicate. Certo che però gli manca quella capacità politica che viene anche con l'esperienza, e infatti oggi secondo me era esilarante sul Corriere della Sera la intervista a Pier Ferdinando Casini, sì, che diceva che cos'è che ha sbagliato. Io dopo 40 anni che sono là ne ho viste tante, come diceva giustamente il presidente Ciambetti, ma Conte ha fatto degli errori proprio da penna blu, perché prima, quando si sono dimesse le ministre, lui doveva immediatamente dimettersi e andare al Colle, perché questo la buona politica lo sa fare. Secondo, doveva mai litigare in politica, perché in politica, come faceva l'esempio, Craxi e De Mita se le dicevano di tutti i colori ma trovavano l'accordo. Se la penna blu, come dice Pier Ferdinando Casini, che è ritornato in auge, vale per Conte, ha maggior ragione, rispetto alla domanda che aveva fatto lei, direttore, vale per i 5 Stelle, perché i 5 Stelle
come dire, hanno iniziato adesso un po' a imparare a far politica, ma non è che si entra in un posto, si azzera tutto, so tutto io e faccio tutto io, perché la politica lo dimostra, è un'arte complicatissima, molto come dire, bisogna di larghe intese e bisogna saperla fare. Ecco, per ritornare ai 5 Stelle, io penso che molti di loro iniziano adesso a capire che cosa vuol dire stare in Parlamento, quanto sia difficile, come dire, lavorare, e soprattutto bisogna sempre e assolutamente trovare delle larghe intese, perché altrimenti nel nostro Parlamento, perché ha ragione lei che mi ha preceduto, è vero che è in un sistema bipolare, ma noi non siamo in un sistema bipolare, noi siamo naturalmente, lo saremo sempre, proporzionalisti, perché anche se facciamo le leggi bipolari, alla fine ritorniamo al proporzionale con i piccoli partitini. Perché conviene così. Quindi chiudo dicendo che da noi le larghe intese sono l'unica cosa che quando uno entra in Parlamento deve imparare. Ma è troppo comodo fare la frittata e poi sperare che la mettano a posto gli altri. Ma succederebbe anche con Berlusconi e qualcun altro. Scusi, signora Tocchetto, ha detto che bisogna che i 5 Stelle c'è bisogno di tempo per imparare a far politica, ma quando hanno presentato la lista dei ministri di un'Italia già traballante all'amico Mattarella, si è reso conto a chi dava in mano l'Italia? Un ex DJ fallito, un venditore di bibite, uno che veniva Grande Fratello. Io ho un brutto sospetto piuttosto. Grande Fratello, dentro una casa, chiusi, tutti quanti a litigare, a vedere fino a che punto riescono a stare insieme. È la stessa situazione che abbiamo in Italia oggi, le famiglie chiuse dentro casa a vedere quanto riescono a sopportarsi prima di prendersi a coltellate. Questo è il mio sospetto. Comunque, allora, le larghe intese sono importanti. Ergo, larghe intese, quindi secondo lei lo scenario più probabile è quello, cioè di un governo di larghe intese con dentro Renzi e altri. Perché, quindi, come diceva lei giustamente, cioè questi 10 persone, di cui tra l'altro uno lo conosco anche molto bene, sono anche amica Causin, ero con lui in direzione del partito del PD, del Partito Democratico, e queste persone sono totalmente insufficienti come numero, cioè non si può affrontare una distribuzione di soldi e soprattutto 2 anni molto difficili con 8-10 numeri, bisogna averne di più. E larghe intese, a maggior ragione, è improbabile che Conte sia di nuovo il Presidente del Consiglio, perché larghe intese bisogna avere un Presidente del Consiglio che sia il Partito Democratico, modo, riferimento di tutte le forze in campo. Certo, no? Il Partito Democratico ha fatto appunto questa dichiarazione oggi dopo la direzione, ma un nome che sta girando molto è Cottarelli. Il quale oggi ha detto vedremo. Sì, ha detto sì. Poi ha detto, Cottarelli aveva fatto una spending review straordinaria, gliel'hanno subito bloccata, perché questo succede. Io penso che con Cottarelli ci starebbe anche Forza Italia. Poi si parla anche di Draghi ancora, comunque più di un tecnico. Allora andiamo da Isabella Dotto, esponente di Fratelli d'Italia a Vicenza, grazie ancora dottoressa. La posizione di Fratelli d'Italia è molto chiara, no? Giorgia Meloni ha detto elezioni e non se ne parla di governi larghe intese, così ha detto Salvini. Forza Italia invece è meno categorica sul voto. Sì, effettivamente Giorgia Meloni è l'unica leader di tutti i partiti politici d'Italia che è sempre stata coerente. Ha sempre detto mai col PD, mai con 5 Stelle, e così ha fatto, detto fatto. Una donna che ha sposato la coerenza, ma una donna anche che ha saputo far fronte anche a qualsiasi tipo di proposte politiche che penso, immagino, possono averle fatto. È per questo che io sogno una donna a Palazzo Chigi. Se ci fosse una donna capace come lei a guidare le sorti di questo paese invece di un uomo, sicuramente non avremmo queste crisi, ma soprattutto donne
che siano capaci, chiaramente, evidentemente, che abbiano anche un'esperienza amministrativa. Come diceva prima la Tocchetto, mi trova d'accordo in questo senso, lei giustamente osservava qual è stato il limite di Conte. Ecco, il limite di Conte è stato il fatto di non avere un'esperienza amministrativa, perché è vero che per entrare nelle aule del Parlamento, io su questo lo ribadisco spesso questa cosa, nelle aule del Parlamento dovrebbero entrarci persone che abbiano una formazione culturale, una base culturale, devi conoscere che cosa sia un dettato normativo, cosa sia un regolamento, che cosa sia una procedura regolamentare, eccetera. Quindi una base, una formazione quantomeno giuridica la devi avere. Però purtroppo abbiamo visto che l'esperienza dei tecnici non ha portato grandi risultati. Questo che cosa vuol dire? Che purtroppo accanto ad una formazione giuridica, una preparazione culturale, necessiti di quell'esperienza amministrativa, di quel fiuto politico che ti permette in qualche modo di difenderti, no, da attacchi interni, come sta accadendo. Lo spettacolo desolante a cui stiamo assistendo in questi giorni ce lo insegna, è un esempio. Purtroppo qui non stiamo assistendo al classico mercato, viene chiamato, delle vacche, dei costruttori, dei responsabili. Qui abbiamo dei vagabondi alla ricerca di una posizione salda da tenere, perché ovviamente penso che siano circa 14.000 euro al mese i soldi che piglia un parlamentare, o mi sfugge poco più, e questi fanno comodo per chi non ha mai avuto né arte né parte, che per prima è entrato nel Parlamento. Mi rivolgo non solo purtroppo alla categoria di uomini, ma anche di qualche donna che lì non per meriti propri. Poche sono le donne in politica che siedono nei banchi del Parlamento, non tutte ovviamente, non sto generalizzando, ma alcune di loro purtroppo ci sono entrate magari perché hanno altre qualità, e questo purtroppo è un peccato, perché va a discapito di quelle donne capaci che potrebbero assumere posizioni dirigenziali, come per esempio Giorgia Meloni. Io la vedrei bene come Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Sarebbe ora che al governo ci fosse una donna, questo senz'altro. Quindi, come dicevo prima, senz'altro la capacità amministrativa è mancata in Conte e purtroppo ha avuto questo impatto, questo problema. Però la figura di Cottarelli, parlava la Tocchetto, Cottarelli indubbiamente ha le qualità per poter svolgere questo ruolo, perché ha una preparazione tecnica, ma soprattutto perché ci capisce di economia. Perché lì nel governo, se non hai una figura capace, no, di amministrare il nostro paese, e soprattutto dal punto di vista economico, è un grosso problema. Quindi ci vuole una capacità in questo senso. Però anche a lui e a me manca la capacità amministrativa, cioè, mi viene qualche dubbio in questo senso. Vede, qui noi stiamo assistendo, ecco la differenza rispetto alla politica del passato. Il mercato delle vacche c'è sempre stato, diciamocelo, la politica è fatta di compromessi, la politica non è come nella vita, non c'è la coerenza, anzi sì, c'è di tutto e c'è di più, sono i giochi di potere, di all'interno del palazzo. Questo chiaramente di fronte a una situazione di crisi emergenziale, sanitaria, economico, che stiamo vivendo, è poco compresa dai cittadini, ma per gli addetti ai lavori, più come noi magari segue più da vicino, no, le varie dinamiche politiche, è di tutta evidenza che rientra nella normalità. Ma ciò che è grave oggi, ed è la differenza rispetto al passato, che stiamo assistendo al processo di istituzionalizzazione del mercato delle vacche. Questo è grave. C'è stato un mancato rispetto delle procedure parlamentari, ecco l'incapacità di Conte. L'incapacità di Conte è stata proprio quello di non saper rispettare le procedure del Parlamento, che vanno rispettate. Bene, è stato un po' troppo centratore, diciamo, e infatti noti costituzionalisti in questo senso hanno fatto questo tipo di osservazioni. Dice: qui ci vuole una cabina di regia, una persona che abbia dei requisiti, sì, evidentemente, delle idee, ma che sappiano anche realizzare queste idee. Entrambe queste coordinate sono necessarie. Allora, poi torniamo ovviamente da lei. Ricordatevi sempre i tempi televisivi, dobbiamo stare un po' più sintetici, intervento per intervento. Allora, vediamo intanto cosa ha detto oggi Nicola Zingaretti, segretario del PD. Vediamo. Questi giorni si è molto parlato del rapporto con Italia Viva e del suo ruolo. La scorsa settimana qualcuno
ha addirittura invitato il sottoscritto a farsi passare l'arrabbiatura per la crisi e a riprendere il dialogo per andare avanti. Io voglio rassicurare tutti, non è un tema di nervosismo, non è un tema personale. Penso di averlo dimostrato, e da segretario del partito in particolare, non ho mai agito facendo prevalere questi aspetti. Anzi, io in particolare, con Matteo Renzi, ma anche con gli altri leader della maggioranza nei mesi scorsi, ci siamo confrontati, abbiamo cercato un dialogo, abbiamo costruito un dialogo e abbiamo cercato vie comuni per rilanciare e migliorare l'azione di governo dentro uno spirito unitario e positivo. La rottura di questo processo non è stata provocata da noi. In questa lettura sui rapporti politici c'è dunque un equivoco, una visione che non condivido di chi non riesce a vedere invece il problema, vero, che riguarda l'Italia e la credibilità e serietà della nostra proposta politica. Per quanto mi riguarda, il tema del rapporto con Italia Viva non ha nulla a che vedere con un aspetto di risentimento per il passato, ma di legittimi dubbi fondati sull'affidabilità per il futuro. Nessun veto, lo voglio dire con grande chiarezza, ma un aspetto politico da tenere in considerazione, non per spirito polemico, che non mi appartiene, ma perché noi verremo giudicati dagli italiani in merito alla sincerità e alla credibilità delle parole che utilizzeremo. Insomma, che differenza enorme c'è, no? tra così questi discorsi molto un po' ridondanti, un po' retorici, molto istituzionali dei leader dei partiti e Zaia, no? Zaia la mattina quando parla a braccio con i giornalisti fa grandi ascolti, anche perché parla in maniera molto semplice, poco istituzionale, no? Quindi è una differenza, anche i contesti sono diversi, un conto è il leader di un partito in una crisi di governo, ovviamente un altro conto è il governatore che dà i dati, che spiega cosa è, che continua a ripetere cosa bisogna fare per far fronte alla pandemia, insomma, quindi però sono due tagli completamente diversi. Allora, Sindaco Canella, San Giorgio delle Perdite, intanto cominciamo, quanti abitanti fa San Giorgio? 10.000 e poco più, quindi insomma un bel paesotto nell'alta Padovana. Certamente, un paese importante. Senta, lei da San Giorgio, diciamo, cosa da siccome ovviamente i sindaci non è che si sottraggono, questi devono seguire anche la politica nazionale, perché anche la loro poi il loro mandato dipende da quello che succede là. Ecco, come la vede, sindaco? Ma è una situazione veramente paradossale. Adesso ascoltavo anch'io con attenzione le parole di Zingaretti, dove, per carità, non me ne voglia l'esponente del Partito Democratico, ma colgo tanta ipocrisia, nel senso che si parla, magari insomma noi veneti siamo più abituati a lavorare che a parlare, quindi abbiamo, come si può dire, una sorta di repulsione verso questo tipo di atteggiamento, però cioè, a me pare che di vivere nel Gattopardo, no? Dove si dice tutto cambi perché non cambi nulla, no? Qua siamo partiti e da due mesi che Renzi e Conte si fanno la guerra in ogni dove, che il PD sta in mezzo e cerca insomma di tenere in piedi i cocci, sapendo poi quali sarebbero le condizioni nefaste anche per proprio la sua truppa parlamentare se si andasse a votare. E poi adesso non si va alla crisi, si va alla Conte al Senato, Italia Viva si astiene, cioè prima provoca la crisi e poi si astiene, sì. Dimetti le ministre perché ritieni, sì, che hai un premier incapace, è già qua, boh, ti astieni perché? Per lasciare una porta aperta al Conte Ter, quindi forse probabilmente era già tutto programmato. A me personalmente lascia letteralmente allibito che il Presidente della Repubblica possa permettere, io spero di no, perché comunque confido nella sua saggezza istituzionale, che queste persone, questi leader dei partiti abbiano preso in giro tutti, l'Europa in primis, ma gli italiani soprattutto, per due mesi, scagliandosi di tutto di più nei media, nei giornali, nelle televisioni, e arrivando proprio ad accusarsi apertamente anche nelle aule istituzionali, non ultimo l'intervento di martedì 19, martedì scorso al Senato,
per poi riproporre un Conte Ter con le stesse facce, gli stessi nomi e gli stessi attori protagonisti. Cioè, cos'è? Un terzo capitolo dello stesso film? Ma allora è stato fatto per creare suspense, per far cosa? Cioè, veramente io non capisco. O forse voglio non capire, perché sennò ci sarebbe veramente da arrabbiarsi. Sa cosa, direttore? Quello che mi sento di pensare da persona pratica, quale mi riconosco, è da due mesi che si va avanti a monopolizzare l'agenda politica nazionale su queste liti che sembrano liti quasi domestiche. Per carità, adesso andremo a vedere come andrà a finire, ma teniamo conto che sciogliere le Camere, convocare le urne, pubblicare i decreti di convocazione delle urne, convocare i comizi, fare le elezioni, attendere la proclamazione dei risultati e insediare le nuove Camere, e quindi a ruota il nuovo governo, ci vogliono circa due mesi. Sono 40 giorni dalla convocazione dei comizi per le elezioni, un paio di settimane per la conta e per la proclamazione degli eletti, e dall'insediamento delle Camere al massimo una settimana per fare il governo. Perché, attenzione, siamo di fronte a un'evidente situazione per cui, se si andasse a votare, si darebbe finalmente all'Italia un governo certo. Cioè, noi stiamo cercando di rimettere assieme con il chewing gum, non con l'atta, con il chewing gum, un governo che si è spacchettato, non si capisce perché, oppure si capisce anche troppo bene perché, ma facciamo finta, come dicevo prima, di non capire, quando veramente basterebbe, e io spero che Mattarella a un certo punto, nonostante sia di matrice un esponente di area centrosinistra, l'ha voluto Renzi su quel posto là nel 2015, quindi insomma ricordiamoci, comunque insomma il Presidente della Repubblica è il Presidente di tutti e deve essere super parte, io sono convinto che lo sarà, ma cioè, se si decidesse di mettere fine, come spero io, a questo teatrino, fra 60 giorni potremmo avere un governo legittimato dai numeri e soprattutto che rispecchia la volontà degli elettori italiani, che è diametralmente opposta con quella fazione politica, con quelle fazioni politiche che oggi ci stanno portando a questo disastro. E attenzione, al di là del Recovery Fund, al di là del MES, di tutte le opportunità, ci apprestiamo anche a iniziare un settennato europeo, Next Generation EU, come viene chiamato, dove comunque ci sono anche, oltre a questi fondi straordinari, anche l'approccio a tutte le nuove linee di finanziamento e investimenti dell'Unione Europea. Per cui, al di là delle politiche e delle scelte interne che si faranno, io spero che veramente che questi soldi vengano spesi per infrastrutture, per opere, per l'economia, per far ripartire il paese, in particolar modo il Veneto, che in questi anni ha sempre tirato la carretta e adesso sarebbe giusto, insomma, autonomia o no, io spero di sì, ovviamente, che avesse il suo giusto compenso. Però cioè, oggi la cosa più certa sarebbe andare al voto e fra 60 giorni avremmo un governo legittimato e con una maggioranza certa. Troppo logico. Molto chiaro. Speranza. Allora, adesso intanto avremo Annalisa Nalini più Europa dalle 22. Sentiamo cosa ha detto oggi Lady Mastella, che ha subito litigato con gli europeisti, con questo gruppo di cui doveva far parte. Vediamo perché, sentiamo cosa dice la moglie di Clemente Mastella. Porre la firma ad un nascente gruppo che si sarebbe dovuto chiamare MAIE, e sotto il quale simbolo si andava, come dire, a raccogliere le varie sensibilità, diciamo, di un progetto politico che poi doveva nascere. Quando sono arrivata lì ho trovato un po' di persone molto diverse proprio dalla mia storia politica e già ero un attimo a disagio. Dopodiché è comparso sotto questo simbolo il simbolo centrodemocratico. A questo punto c'era un indirizzo diverso, per cui si voleva caricare un gruppo nascente di una identità politica partitica che non ho potuto accettare. A quel punto, provocatoriamente ovviamente, ho detto che si doveva, siccome io ero un'entità diversa, quindi una politica diversa dagli altri, che devo di apporre anche il simbolo di noi campani, che è il simbolo con il quale abbiamo fatto le elezioni regionali in Campania ed abbiamo riportato giusto il doppio dei voti del simbolo centro democratico, per cui non avrebbe offeso nessuno, quindi si sarebbe data una, come dire, riconoscibilità politica a quelli che evidentemente rappresentavano cose diverse da quello che era il progetto iniziale.
Niente, non riusciamo a comprendere, diciamo, certe logiche, certi scontri sono a volte inspiegabili, insomma, per chi insomma, è pratico e vorrebbe vedere risolvere i problemi più che sentire delle elucubrazioni. Prima di andare da Alberto Montagnier, volevo tornare dal presidente Ciambetti per capire, presidente, come... Che approccio potrà avere il capo dello Stato in questa situazione, no? Perché intanto prima si citava Renzi, con cui probabilmente ha anche un debito di riconoscenza, anche se poi vabbè, il capo dello Stato non si farà condizionare nelle scelte da questi fattori. Però è mai possibile che il Presidente della Repubblica possa arrivare a dare legittimità ad un governo che non sia veramente stabile, che non sia gestito da una personalità di grande spessore politico ed economico in un momento così grave? Cioè, quando lui dice non può essere un governo, un Parlamento e una maggioranza raccogliticcia, non può essere un governo debole, poi... Secondo lei si atterrà a queste regole? Allora, io mi auguro nella lucidità e lungimiranza di Mattarella. Sicuramente, lo diceva bene prima il sindaco Cannella, lo ha ripetuto lei, Mattarella è presidente della Repubblica perché in quel momento appunto Renzi lo estrasse come nome autorevole che poteva mettere d'accordo appunto una galassia eterogenea per appunto individuare velocemente un Presidente della Repubblica. Però appunto, come diceva lei, Mattarella ha chiesto personalità di spicco, spessore, lungimiranza. Se però Mattarella vede l'intervista di Lady Mastella, se sente le cose dette da Clemente Mastella, i litigi con Calenda in questi giorni ha fatto ridere, penso, mezza Italia, se sono questi i pilastri sui quali si va ad appoggiare questo nuovo governo, penso che se Mattarella appunto è coerente con quello che ha detto, non potrebbe sicuramente dare fiducia a gente come appunto Lady Mastella e i peones vari che girano attorno a quei posti del Senato. Quindi mi auguro e spero che, sentiti tutti i partiti, tirate le fila venerdì sera, sentendo anche questi europeisti più o meno mai e dintorni, abbia la contezza di prendere il pallottoliere, verificare se specialmente al Senato c'è una maggioranza certa. Se non c'è una maggioranza certa, abbiamo già perso 10 giorni, lo diceva bene anche la Tocchetto prima, dimissioni di 2 ministre, doveva subito andare al Colle a dare dimissioni. Se continuiamo a perdere tempo, sicuramente è un danno clamoroso al Paese. È meglio impiegare 60 giorni, come diceva benissimo Cannella, per arrivare a cose certe, che utilizzare il vinavil alla sedia di molti senatori perché hanno esclusivamente paura di andare a casa. Faccio un piccolo esempio, direttore. Sì. Normalmente negli ultimi mesi le riunioni fra regioni e governo erano praticamente giornaliere. Tra l'altro, ad esempio, ieri pomeriggio ci doveva essere una riunione per chiarire la presenza delle regioni nello spendere il recovery fund, sì. E questa riunione è saltata, ma sono saltate tantissime riunioni che servono in questo momento di pandemia per organizzare le attività nel paese, e da ieri tutto si è bloccato. Quindi Mattarella traga anche le conseguenze di questa stand by di queste persone che appunto in questo momento per beghe politiche non stanno seguendo la pandemia come dovrebbero. Allora, tantissimi, davvero un mare, una pioggia di sms, di WhatsApp, grazie, continuate a scriverci. Saluto e ringrazio anche Annalisa Nalin della direzione di Più Europa. Buonasera Nalin.
Buonasera, buonasera direttore. Grazie, buonasera bentornata. Ai telespettatori e ai suoi ospiti. Adesso buonasera. Torno da lei, vengo da lei tra pochissimo. Prima sentiamo Alberto Montagnier di Raise Venete, perché ogni tanto arrivano messaggi, giustamente, che dicono: ma noi tutto questo non ci garba, non ci interessa, perché noi vogliamo l'autonomia o l'indipendenza. Però facciamo notare che dopo il referendum del 22 ottobre 2017 questi governi che si sono succeduti, compreso l'ultimissimo che ha messo in discussione il titolo quinto, di autonomia e di indipendenza, figuriamoci, non ne vogliono neanche sentir parlare. Cui ce ne occupiamo per capire se potrà arrivare qualcuno nel prossimo governo, in quello dopo, in quello successivo, che per l'autonomia abbia un minimo di rispetto. Cosa dice Montagnier? Guarda. Io adesso non faccio un discorso così di numeri o schieramenti, perché non è neanche il mio ruolo, che lascio a chi si occupa più di politica. Io faccio un'analisi un po' più esterna, da uomo che vede le cose dal di fuori. Ho sentito cose molto interessanti dette sia dalla signora Tocchetto, ecco, e anche dalla signora Dotto in collegamento. La Tocchetto ha parlato di bizantinismo, di arte della politica, del compromesso, e di che siamo proporzionalisti, alla fin fine arriviamo sempre lì per questi appunto giochi e giochetti, questi accordi dell'ultimo momento e migrazioni da uno schieramento all'altro. E mentre la signora Dotto parlava appunto invece che chi va in politica dovrebbe avere quantomeno una preparazione giuridica, amministrativa, conoscere un po' come funziona appunto l'organizzazione di uno Stato, e giustamente sono concordo, però dovremmo andare a quello che io chiamo un po' il peccato originale di tutto quello che ci porta a questa situazione. Non è che sbagliamo qualcosa, perché al di là della preparazione che viene richiesta, manca anche il senso civico. Manca lo spirito di servizio, manca l'idea che quando uno entra in politica deve entrarci per fare qualcosa per gli altri e non per se stesso. Giustamente veniva detto che anche con l'ultima tornata, con l'esplosione del 5 Stelle, è entrato di tutto. Persone appunto senza arte né parte, che adesso vedono i soldi, vedono i soldini, diventa poi a un certo livello la politica come un mestiere, per cui è umano che nessuno che fa di tutto per non farsi licenziare, per cui anche chi è lì farà di tutto di non farsi licenziare, che sia il popolo, il voto, che sia il tuo datore di lavoro, uno si impegna per mantenere il posto di lavoro. Poi ci sono le umane debolezze, che quando uno vede i soldi, poi a un certo livello c'è la fama e poi ti viene anche la voglia di potere, perché guarda che mostri che rischiamo di aver creato con questo sistema, col grande malato che io chiamo il grande malato, che è l'Italia, perché purtroppo l'Italia ha avuto una pessima gravidanza, gestazione, una incredibile nascita, proprio nata malissimo, e poi una crescita da dimenticare. Per cui il grande malato è l'Italia, non si inquadrano le problematiche, si inquadrano, ma non si fa niente per risolverle. Cioè, dobbiamo ritornare a livello scolastico e insegnare ai ragazzi come si cresce dei bravi, buoni, capaci cittadini. Cioè, invece vengono lasciati un po' lì. Dobbiamo intervenire sulle famiglie che non educano più i ragazzi, addirittura adesso le famiglie tradizionali non esistono neanche più, perché sarà uno sbando completo. Chi sta dietro a chi cresce, a chi diventare il cittadino di domani, ma non il cittadino, ma anche l'ingegnere di domani, il dottore di domani, quello che domani magari mi deve aprire la pancia per operarmi, e magari non sappiamo come educhiamo i cittadini del domani. E questi poi sono anche i risultati che anche a livello alto, dove doveva esserci la parte più nobile della politica, invece hai addirittura la parte peggiore, una mediocrità incredibile, e dove invece dove uno Stato dovrebbe esprimere il meglio di se stesso. Io che mi appassiono di storia e di cultura, i buoni esempi li trovo nel passato piuttosto che qui nel presente, quando c'era lo spirito di servizio, quando eri veramente deputato a il bene altrui. Qui invece, quando uno si schiera o decide di cambiare casacca, lo fa perché dà un'occhiata al suo conto in banca e decide in base al saldo che ha se stare di qua o stare di là. Certo, certo. Ecco, sul discorso autonomia, poi è chiaro,
giustamente come diceva Canella prima, è stata presa in giro l'Europa, è stata presa in giro il popolo italiano, noi da veneti siamo presi in giro, oltre che su tutti gli argomenti, anche sull'argomento dell'autonomia, che grazie ai bizantinismi e ai giochi di potere che diceva prima e ai giochi di, sì, di pasticci che diceva prima Tocchetto, anche quell'argomento lì non arrivi mai a capo. È così. Per cui, perché addirittura, e qui lancio una provocazione, cioè si viene a parlare della riforma del titolo quinto di togliere potere alle regioni, quando invece noi, per noi veneti, l'abbiamo chiesto, togliere potere è una legge razziale, oggi che è il giorno della memoria. Ci torniamo. Ovviamente. Allora, intanto per la serie nuovi transfughi da un partito all'altro, il senatore di Forza Italia Luigi Vitali è passato ai responsabili, no? Quindi continua un po' questa emorragia di forzisti, o almeno per ora sono tre per il momento, poi vedremo più avanti. E un'altra parlamentare, una senatrice PD, Tatiana Roic, cioè triestina, il mio è un aiuto tecnico per far nascere i costruttori, è la decima componente di questo gruppo che si chiama degli europei, degli europeisti. Ha un'impresa edile questa? Perché? Perché impiedi i costruttori. Non sapevo. Allora, andiamo da Annalisa Nalin di Più Europa, però scusi Nalin, prima vediamo, in questi giorni ovviamente ci occupiamo della crisi del governo, ma sempre con un occhio sul Covid e su quello che sta accadendo. Vediamo cosa ha detto stamattina il Presidente Zaia, in particolare il Presidente è stato così molto colpito dal crollo dei ricoveri dal 31 dicembre ad oggi, e non sapeva e non sa spiegarsene diciamo la ragione, su questo ci saranno degli studi. Dal 31 dicembre ad oggi 1000 ricoveri in meno in Veneto. Vediamo il servizio. Siamo alla 27esima giornata di flessione nella curva dei contagi. L'R continua, il Veneto si aggira sullo 0,62. Siamo la seconda regione in Italia ad avere ad oggi un parametro così basso, ma l'infezione ha un andamento strano. Se voi guardate le terapie intensive, vedete la terapia intensiva che fa parte, poi fa così, si impenna, cioè praticamente perpendicolare. Fa una fase di plateau che ci dura circa un mese, dove va, si alza e si abbassa 2 più 2, meno 2 più 3, più e poi precipita. C'è stata un'inversione tra ricoveri e dimissioni, questo dato viene guardato con attenzione dalla comunità scientifica. Questo potrebbe essere spiegato dal fatto, e adesso infatti c'è un grosso movimento nazionale della comunità scientifica, dell'Istituto Superiore della Sanità, nel monitoraggio delle mutazioni. Tra l'altro il Presidente è tornato a parlare dei casi, primo fra tutti quello della famiglia Busso, tre componenti dello stesso nucleo morti in 18 giorni. Nel momento in cui noi abbiamo la carta d'identità della mutazione, cioè abbiamo la successione e capiamo qual è la mutazione, l'abbiniamo ai sintomi clinici del titolare di quel tampone. Poi una certezza, il virus di marzo in Veneto non è stato più trovato. Ci sono attualmente 8 mutazioni nella nostra regione, 5 sono quelli che si trovano nella banca dati nazionale, una è quella inglese e 2 sono tipicamente venete, sulle quali, ha detto Zaia, stiamo lavorando. Fra l'altro, secondo i contagi e l'R Conti, la speranza è che il Veneto dalla prossima settimana possa passare in fascia gialla. Non ultimo, la regione ha avviato con l'Università di Padova uno studio. Il professor Baldo, l'Università di Padova, che noi abbiamo incaricato, ha praticamente concluso lo studio, perché noi vogliamo vedere il livello di circolazione del virus nella popolazione, passatemi il termine, normale, casuale. Si tratta della prima regione che ha portato avanti questo studio. Servizio di Daniela Sizia. Allora, vediamo un altro titolo. Conte adesso rischia davvero, dice il giornale di Sallusti, la sua fine non è più un tabù. Tutti con Conte, mentre si lavora per andare oltre Conte, magari con una maggioranza più solida, a patto che Renzi, insomma, è un'altra lettura. Allora, Annalisa Nalin, voi di Più Europa cosa auspicate, cosa pensate che sia, quale potrebbe essere la soluzione migliore? Allora, un Conte ter con o senza Conte, quindi sarebbe un nuovo governo senza, con Conte, il Conte ter o senza Conte, oppure una larga intesa, un governo di larga intesa, oppure diciamo il voto, no? Dunque noi
Non abbiamo dato la fiducia al Conte Bis, così come non avevamo dato la fiducia al Conte 1. Siamo forza europeista da sempre, adesso sul carro sono tutti europeisti, poi bisognerà vedere bene nei fatti. Quello che noi come partito abbiamo proposto è l'approfondimento della maggioranza Ursula nel nome della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, e che è una maggioranza che comprenderebbe anche Forza Italia, vedrebbe un'apertura appunto dell'attuale forze di governo con un'importante partecipazione di Forza Italia e delle forze europeiste. Noi pensiamo che sia assolutamente possibile, ci siamo posti fin dall'inizio anche ricevendo diverse critiche da più parti per la posizione di Emma Bonino soprattutto al Senato, ma riteniamo che un'altra maggioranza sia possibile, e abbiamo appunto proposto di replicare per l'Italia lo scenario di quelle forze partitiche che hanno appoggiato la maggioranza che sostiene appunto la Commissione europea. Non siamo assolutamente contrari alle elezioni, e questo ci tengo a precisarlo, perché poi nel sentiment collettivo e anche nell'emotività, che è assolutamente comprensibile, viene detto, no? Chi non è per Conte è forzatamente a favore delle elezioni. No, e in questo momento all'Italia, e sembra un po' uno slogan ma lo voglio proprio utilizzare, serve una seria campagna vaccinale e non certo una campagna elettorale. Adesso direttore, dall'ultima notizia che lei ha detto, sì, che avevo appunto percepito anch'io, cioè di questo passaggio di Vitali, di Forzista a sostegno di Conte, si incominciano a vedere anche delle crepe, cioè delle possibilità che fino a una settimana fa sembravano assolutamente non realizzabili. Quindi il superamento, secondo me, di Conte è, insomma, perché uno è duplice, va bene, ma uno è trino, a un certo punto anche no, nel senso che Conte ha fatto il suo corso. È stato anche in parte apprezzabile l'impegno, soprattutto nella prima fase della pandemia, però ci sono dei limiti notevoli in questa maggioranza, nel governo del Conte 2, che non sono stati superati e che riguardano il recovery plan, che poi magari più tardi mi piacerebbe anche appunto intervenire su questo punto, certo, anche da un punto di vista un po' tecnico, perché io mi occupo all'interno della segreteria di Più Europa anche di imprese e professioni, e vorrei un po' parlare di questo recovery plan e perché si è arrivato a questo punto. Adesso diciamo che come prima valutazione generale c'è stata una personalizzazione dello scontro tra Renzi e Conte. Renzi ha sollevato dei contenuti che potevano essere condivisi, ma in realtà è arrivato molto tardi. Conte ha fatto muro, pensava di essere sicuro con tutta una serie di responsabili che sono stati chiamati responsabili, costruttori, forse anche un po' trasformisti, ma sono nella logica questo della politica. Quello che diciamo noi vediamo e facciamo come analisi critica di questo momento è che non c'è una vera convinzione, ma soprattutto una metodologia che possa soddisfare gli standard richiesti dalla Commissione europea per fare in modo che questi 209 miliardi non solo vengano assegnati, perché probabilmente verranno comunque assegnati, ma è l'esecuzione che creerà dei grossissimi problemi, perché noi tra il 2021 e il 2022 dovremmo mettere in atto tutta una serie di esecuzioni di piani, ma soprattutto collegare questi piani alle riforme strutturali del nostro paese che l'Europa ci chiede come primo passo e a cui noi non abbiamo finora assolutamente lavorato e saputo rispondere. Io ho potuto anche leggere le versioni del recovery plan 1, cioè della prima proposta, diciamo la bozza prima, la bozza 2,
Lasciamo da parte l'elenco dei progetti che ognuno potrebbe dire questo è più valido, questo è meno valido, spostiamo un miliardo di qua, spostiamo un miliardo di là. Ma il vero problema, direttore, è che manca la metodologia. L'Europa ci chiede di fissare gli standard, di fissare degli obiettivi medi e finali, di fissare come i progetti, lo stato di avanzamento del progetto e soprattutto l'impatto economico e sociale che questi progetti sono destinati ad avere dal 2021 al 2026 e agli anni futuri. Questo non è stato fatto e al momento non c'è ancora questa cultura in Italia per poter applicare un piano del genere. Quindi è importante che ci sia una svolta. Benissimo, poi torniamo da lei, Nalin. Intanto vediamo il Fatto Quotidiano, ecco la conferma, il senatore Vitali lascia Forza Italia, sosterrò Conte, nascono gli europeisti, saliranno al Quirinale, quindi sono già diventati 11. Ora Italia Viva dice Di Maio Premier, nessun veto. I 5 Stelle, Renzi irresponsabile, non gli interessa il Paese. Cioè dicono che insomma Renzi, proponendo Di Maio, vuole mettere Di Maio contro Conte. Insomma. E il PD, Italia Viva, gioca a destabilizzare quando smetterà. Non va a giocare. Perché... Sì, ma... Ecco, Fabrizio, no, a proposito di questo... Insomma, sono tre esponenti di Forza Italia, ma se dovesse, secondo lei potrebbe aumentare questo flusso? Se nella testa di certa gente quando ci sono di mezzo tanti soldi è un po' difficile. Sono d'accordissimo con l'intervento della signora Nalin, cioè veramente qui se non si fanno i progetti strutturali rischiamo che l'Europa non ci dia i soldi. Altro che di qua e di là è 200 miliardi, 210 miliardi. Il rischio grosso è questo qui. È il rischio, ma è una costante perché vediamo ogni anno che tornano indietro decine o centinaia di milioni all'Europa, soprattutto dalle regioni del sud, perché non presentano progetti. Siccome è più facile usare i soldi dell'erario italiano dove nessuno controlla, perché noi abbiamo l'Agenzia delle Entrate, ma nessuno si è mai sognato di mettere in piedi l'Agenzia delle Uscite, quindi si controllano solo i soldi che arrivano e quelli che vengono portati via nessuno li controlla. Mentre quando l'Europa ci dà i famosi prestiti, viene a controllare dove, quando e come sono stati spesi. Ecco che il pericolo questo qua, fino adesso aver sbandierato a destra e a sinistra la carrettata dei miliardi, come diceva una signora di cui non faccio il nome, il carretto non c'è più, ma rischiamo di perderli questi soldi se non mettiamo in piedi. Adesso il 31 di marzo scade il termine del blocco dei licenziamenti. Sì. Possibile che nessuno parli del dopo 31 marzo? Nessuno che mette le mani avanti? Perché dobbiamo ogni volta trovarci in emergenza? Dobbiamo mettere un cerotto ogni volta alla piaga perché la piaga l'abbiamo vista arrivare e nessuno si è preoccupato di curarla. Nessuno che parla del 31 marzo, ma ci rendiamo conto che sono in ballo 1.200.000 posti di lavoro? Nessuno mette le mani avanti per fare in modo che chi è costretto, perché molti saranno costretti a licenziare, abbia il modo per poter ripartire e poterli riassumere quelli che lasciano a casa, perché un datore di lavoro, se ha delle brave persone, non ha nessun interesse a lasciarle a casa, le lascia a casa solo quando è in ginocchio, quando non può più andare avanti. Possibile che nessuno metta mani avanti? Stanno lì 2 mesi a litigare, come diceva giustamente il sindaco, in 2 mesi si faceva campagna elettorale, si andava alle elezioni, ma siccome sanno che sarebbero spazzati via per sempre. Poi ci illudiamo con le solite frasi fatte che speriamo che il nostro Presidente della Repubblica sia super parte. La realtà è che lì abbiamo un certo napolitano dietro, è come illudersi che in America comanda Biden, lo chiamo me, da Dio che è naturalmente il signor Obama, ma fanno finta che sia Biden che comanda. Lo stesso discorso in Italia, perché tanto sappiamo che c'è Napolitano dietro, perché non ci facciamo mancare niente, abbiamo 2 papi, 2 presidenti della Repubblica e tutto quello che gli va dietro. L'unica cosa che manca sono le competenze per cercare di salvare questa nazione che va a rotoli, che andrà a rotoli. Allora Renzi vuota la fiducia al governo, subito dopo esce dal PD, fa un partito suo, ora bene, toglie la fiducia al governo, ma ora piange perché non lo chiamano, eccetera, eccetera. Si sentiva la mancanza di un altro partito. Allora vediamo a proposito del recovery plan, abbiamo dato la notizia ieri del sindaco di Treviso, Mario Conte, che ha varato l'assessorato al recovery plan. Oggi ha precisato il sindaco
che l'obiettivo è così racimolare i 50 milioni di questa cifra enorme del recovery plan per Treviso. Vediamo. Da una prima stima, considerando che ci sono circa 110 comuni capoluogo, tenendo conto della diversità delle dimensioni di comuni capoluogo, noi pensiamo che 50 milioni di euro sia più o meno la stima che il Comune di Treviso potrebbe portare a casa. Fatte le proporzioni, ecco l'obiettivo minimo, almeno 50 milioni di euro per Treviso, il territorio della Marca. A fissarlo il nuovo assessore alla Next Generation EU, Alessandro Manera, delegato dal sindaco Mario Conte a gestire la partita con Roma e Bruxelles. All'interno del piano da oltre 200 miliardi per l'Italia, infatti una quota importante dedicata ai comuni, soprattutto a quelli capoluogo, chiamati a coordinarsi con i rispettivi territori. Di questi 200 miliardi, circa 50 andranno direttamente alla contrattazione Comuni-Stato. Questo vuol dire che i comuni capoluogo soprattutto faranno da capofila grande progettualità. Ma per portare avanti i progetti serve una squadra ed eventualmente, a seconda dei finanziamenti, nuove risorse. Come per i fondi europei, questi fondi prevederanno l'assunzione a tempo indeterminato di persone altamente specializzate che lavoreranno sui progetti specifici. Il Comune di Treviso è il primo ad attivare una task force di questo tipo, pronto a partire non appena ci sarà l'ok al piano di ripartenza. Da qui l'appello a Roma a fare presto in un momento già di per sé delicato. Smettere con queste beghe politiche romane di approvare il recovery plan con le modifiche che le parti politiche giustamente ritengono necessarie, ma di farlo rapidamente, perché rischiamo di non farci trovare pronti, perché se le progettualità non vanno approvate entro il 2023 perderemo i finanziamenti. Cristian Arboit, Manera è stato consigliere comunale per due legislature a Paese e adesso è assessore al recovery plan del comune di Treviso. Tocchetto, lei pensa che queste risorse, ammesso che arrivino in tempi brevi e che arrivino tutte, anche perché diceva giustamente Nalin, che sono condizionate da riforme, da progetti molto, molto articolati, molto pesanti, e quindi bisogna fare in fretta. Poi come saranno utilizzate nel migliore dei modi, o si rischia poi di vederle finire mille rivoli, magari anche sparire? Questo non deve succedere, perché sono anche soldi controllati. Sappiamo che comunque i comuni, ce lo dice anche il sottosegretario Variati, dovrebbero arrivare somme considerevoli, e soprattutto anche ai comuni capoluogo. Oggi io vengo dal consiglio comunale che è appena terminato a Treviso, e proprio l'assessora Manera, che è assessore all'ambiente ma anche alla gestione dei fondi europei e quindi adesso al recovery plan, noi stessi abbiamo ritenuto, e va riconosciuto anche dall'opposizione quando serve, che questa è una idea interessante. Ma io nel mio intervento ho detto: spero che non sia furba, perché è facile fare gli slogan, faccio l'assessorato sulla gestione del recovery, poi bisogna vedere come funziona, perché magari può essere una furbata. Però se l'idea è interessante, se, e noi come opposizione abbiamo dato la nostra disponibilità a partecipare a una gestione dell'assessorato, nel senso di queste, nei termini appunto della gestione delle somme che arriveranno anche nel nostro comune, siamo ben consapevoli e ben disponibili a lavorare insieme all'assessore, anche se ovviamente le parti sono inverse, perché c'è una maggioranza e una minoranza. Cioè, queste sono scelte nelle quali forse l'unica cosa che do ragione a Renzi è che non bisogna perdere tempo. Ecco perché siamo tutti in fibrillazione e abbiamo la necessità di avere un governo a breve. Poi ho visto un messaggio che passava dicendo, sì, un telespettatore ha detto: oggi Mattarella ha visto Napolitano e ho detto tutto. Ma è prassi consolidata delle consultazioni quando c'è una crisi di governo che il Presidente della Repubblica senta gli ex Presidenti della Repubblica viventi e le prime due cariche dello Stato. Infatti domani, o non so se oggi o domani, va il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, e da domani pomeriggio sarà interessante alle 18 sentire che cosa dirà Renzi, che va all'incontro. Per quello che riguarda Fabris di Forza Italia, però, voglio dire che se una delle cose che ha detto con chiarezza il presidente Berlusconi è proprio quella che anche lui non vuole le elezioni, quindi voglio dire, su Forza Italia ci sono varie posizioni, l'ha ribadito ancora oggi e l'ha ribadito anche dicendo che lui, se c'è un governo di rilancio dell'economia, parlerà con i suoi e un ragionamento ci sarà, tanto è vero che qualche pontiere l'ha mandato come la Carfagna. Quindi, come dire,
non mi pare che ci sia tanta gente che vuole andare alle elezioni al di là della Meloni e di una parte della Lega, perché già Giorgetti, come dire, sta tentando e sta lavorando per un governo di ampio respiro, perché si rende conto anche lui che al di là di chi vincerà o perderà, comunque c'è stato un referendum votato pochi mesi fa dove si passa da 915 parlamentari a 600. 315 stanno a casa, quindi sì, da Forza Italia al Partito Democratico tutti sono preoccupati. Tutti sono preoccupati. Dopo 700 responsabili con i task force. Ho capito, tutti sono, per cui io me ne guarderei bene. Comunque, per chiudere su Treviso, noi abbiamo dato la nostra disponibilità. Allora, Sindaco Cannella, comuni di 10.000 abitanti possono sperare di essere, diciamo così, allora no, i comuni di provincia, chiamiamoli così, hanno necessità estrema di associazionismo in questa fase per poter essere candidabili a Europrogettazione. Io porto la bellissima esperienza del mio territorio, oltre a essere sindaco del mio comune, sono anche presidente della Federazione dei Comuni del Campo San Pierese, che unisce i 10 comuni dell'area di Campo San Piero, rappresentando 90.000 abitanti, quindi come ente la quinta area urbana del Veneto dopo le grandi città. E noi già l'anno scorso abbiamo avviato il processo di creazione, lo stiamo di fatto insediando quest'anno, un ufficio appunto di Europrogettazione. Stiamo rivedendo attraverso il nostro IPA, l'intesa programmatica d'area, che è un tavolo che abbiamo permanente con le categorie produttive, con gli stakeholders del mondo sociale, economico, scolastico del territorio. Stiamo rivedendo il nostro tavolo di il nostro documento di programmazione. E come territorio, quindi come comune e province, abbiamo la fortuna di avere già un'unione, quindi un ente istituzionale che ci associa, e ci stiamo indirizzando verso questa fase. Peraltro a maggio inaugureremo nella nostra sede l'ufficio di Europe Direct, saremo una filiale dell'Unione Europea come promozione appunto delle politiche europee, già riconosciuta, probabilmente sarà proprio a maggio quando si festeggia la festa dell'Unione Europea, e quindi anche questa testimonianza che anche i non capoluoghi di provincia possono ambire a portare a casa soldi dalle progettazioni europee, certo serve guardare oltre al confine del piccolo comune, oltre al campanile, e guardare come territori di area vasta, ecco, quindi questo è fondamentale anche per lanciare e trainare quella che è l'economia, che nel Veneto è sì nelle città ma anche nei comuni. Io insomma vengo dall'Alta Padovana, che di fatto è un territorio ad alta densità economica, industriale, produttiva, commerciale, quindi insomma anche noi, giusto per terminare il mio intervento su questo tema, anche noi, certo, comuni di provincia, insomma ambiamo a portare a casa grosse fette di questi soldi, ovviamente mettendo in campo la progettazione, che è alla base di tutto, e sarà sempre più fondamentale che chi amministra i comuni, chi amministra i territori, indipendentemente che questi siano di destra, di sinistra, la Lega, di centro, noi campani, là della moglie di Mastella che diceva prima, fare progettazione, cioè avere le idee chiare, prendersi per tempo a preparare i progetti, averli pronti nei cassetti quando escono le opportunità e giocarli come jolly per farli finanziare. Non funziona più la politica dell'amico, del conoscente, del funzionario, certo, del cugino funzionario al ministero. Il futuro giustamente andrà per il merito e quindi andrà per la progettazione. Chi progetta meglio, chi fa le cose fatte bene, è giusto che porti a casa i soldi. Ecco, quindi questa è la grande sfida della politica locale. Questa è il paradosso, direttore, è la grande differenza con la politica nazionale, dove si pare che sia, scusatemi se parlo la mia lingua al Veneto, quattro scampai di casa, che cioè, insomma, parlava giustamente prima l'esponente del Partito Democratico, ma anche l'esponente di Fratelli d'Italia, che una buona parte dei parlamentari manco sa quali sono le regole del gioco. Ecco, questa è il vero dramma dell'Italia. Forse, chissà, magari un giorno torneremo a eleggere anche i parlamentari con le preferenze, e questo potrebbe essere un buon toccasana anche per quelli che fanno i volta gabbana, perché se tu prendi una preferenza è abbinata a un partito, se dopo ti devi ricandidare devi andarti a riprendere le preferenze, non basta la promessa, certo, del leader del partito che dice ti candido io sul collegio sicuro. Ecco, queste sono cose che portano alla situazione attuale. Vedevo prima la moglie di Mastella, e poi chiudo, direttore, certo,
che parlava, che pare che il problema per cui non aderisce a questa, questo gruppo è un motivo puramente grafico, che non c'è il simbolo, il suo simbolo. Parte dal marito sta cosa dei responsabili, che poi non so quale sia la responsabilità, però io muovevo i primi passi in politica, ricordo la signora Lady Mastella, come la chiamava il presidente Ciambetti, che fu il vero motivo per cui cade il governo Prodi II, cioè era stata messa ai domiciliari, il marito era ministro della giustizia, guardasigilli, e cade il governo. Quindi sentire chi ha fatto cadere un governo ora è garante a mettersi sul piedistallo della responsabilità nazionale, perché i governi non si mandano a casa così, insomma, abbiamo già capito tutto, quindi non serve aggiungere altro. Meritocrazia e preferenze Italia, magari se arrivasse a questo. Il virus Italia è proprio quello che è la vera malattia. Allora, adesso torniamo da Isabella Dotto. Qualcuno, tra l'altro, cosa aveva scritto? Non mi ricordo più. Continuano ad arrivare centinaia di sms. È difficile ricordarseli tutti. Allora, vediamo servizio sulla riapertura delle scuole. Ecco, ricordiamo che siccome i dati, l'ha detto stamattina il presidente Zaia, non sono cambiati, cioè sono in discesa da diversi giorni a questa parte, da 27 giorni per la precisione, la riapertura delle scuole superiori fissata per il 1° febbraio è valida, rimane valida, e quindi riaprono le scuole il 1° febbraio. Vediamo. Lunedì apriamo le scuole, prime 3 settimane di prova al 50 e poi si va crescendo al 75, e finché non viene modificato il decreto si resta al 75, perché non c'è la possibilità di andare al 100% oggi. Il 1° febbraio riaprono le scuole superiori del Veneto, chiuse con ordinanza regionale del 4 gennaio. Se non cambia lo scenario epidemiologico, le presenze in aula passeranno in poco meno di un mese dal 50 al 75%, con l'auspicio che entro la fine dell'anno scolastico si possa arrivare al 100%, ma al momento è presto per qualsiasi previsione. Per noi sarà monitorato a vista il comparto scuola con l'apertura delle scuole, perché noi vi darò un bollettino dedicato alle superiori, perché guardate, noi ci facciamo il segno della croce se va tutto bene a fine febbraio, perché capite che se apriamo è tutto, cioè dal 15 febbraio in poi capiremo se il contagio riprende e avremo focolai importanti con le scuole, perché di conseguenza li troviamo nelle famiglie. Il rientro alle superiori coinvolge 213.000 studenti e 17.000 tra personale scolastico e docenti. Il piano regionale dei trasporti pubblici è stato stilato con la collaborazione delle prefetture e degli uffici scolastici per garantire spostamenti in sicurezza. La capienza dei mezzi di trasporto pubblici rimarrà al 50% fino alla fine dell'anno scolastico. I mezzi in tutto in Veneto saranno sostanzialmente 683 mezzi aggiuntivi. Per regolare l'accesso degli studenti ai mezzi di trasporto, il personale a terra sarà aumentato di 224 persone. Fin dall'inizio sarà inoltre messo in campo un servizio come se il rientro a scuola fosse in presenza già al 75%, soprattutto per testare le ricadute dell'aumento di autobus nel traffico delle grandi città. A Verona si sono trovati nelle condizioni di ipotizzare la doppia entrata alle 8 e alle 9 e mezza per sostanzialmente spezzare questi serpentoni di autobus. Dopo ci possono essere delle città che reggono, ok, delle città che non reggono. Proprio durante la presentazione delle modalità di rientro a scuola, al TAR del Veneto veniva rinviata per rinuncia dei ricorrenti l'udienza in Camera di Consiglio per la sospensiva dell'ordinanza con cui la Regione dispose la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori fino al 31 gennaio. C'è stata la dettata da parte dei ricorrenti, non c'è nessuna sospensiva, si va a sentenza il 24 marzo. Vizio di Filippo Foies, i cittadini fanno sempre delle domande pertinenti, no? Anche se sembrano a volte così poco precise. Qualcuno oggi ci diceva, ma
se la capienza sugli autobus deve essere del 50%, chi controlla il 50% e chi sale sull'autobus? Come fa a sapere se, quanto spazio è rimasto? Chi gli spiega? Insomma, sono domande che hanno come? Ci saranno gli steward ai capolinea. Ecco, Presidente, ci dica un attimo, poi sentiamo anche Isabella Dotto sulla, diciamo, in generale sui trasporti pubblici per quanto riguarda le scuole. Saranno coinvolti nelle stazioni a maggiore affluenza 250-260 steward che faranno da filtro e quando vedranno un autobus troppo pieno fermeranno gli alunni che volevano salire. Quindi ci sarà un aumento dei numeri dei bus disponibili coinvolgendo le aziende private e quindi la cosa è stata organizzata, lo era già a inizio sì. Dicembre. E poi l'abbiamo fermata visto il numero di contagi e da appunto dal 1° di febbraio si inizia, ripeto, con un servizio potenziato di trasporto con dei controlli preventivi alla salita per evitare assembramenti sugli autobus. Questo è importante, tra l'altro 700 bus in più non sono pochi, però io rimango un po' scettico sul fatto, e sono tante 200 persone, ma le fermate sono tantissime, per cui non so se sarà possibile proprio fare un controllo capillare sia pure con 200 persone, ma insomma la rete poi dei trasporti in Veneto è imponente, no? Quindi speriamo, Presidente, che vada tutto per il meglio. Anche poi diciamo, la responsabilità principale ce l'ha l'autista, che comunque riesce dal suo posto di guida vedere e fermare e chiudere le porte se serve prima. Certo, certo. Allora, su questo, Isabella Dotto, sì. Come... Allora, io farei appello anche, aggiungo qualcosa in più, al senso di responsabilità dei giovani. Certo. Io dico, avete tanta voglia di ritornare a scuola e questo è comprensibile, no? Ci sono state queste piccole proteste, diciamo, sulla didattica a distanza, che comunque, io ricordo, è sempre uno strumento che permette appunto di garantire il cosiddetto diritto allo studio. E questo va detto. Era sicuramente un palliativo e questo è stato ben esplicitato. Ora, oggi chiaramente ci si pone il problema se questi giovani, chiaramente i ragazzi vanno a scuola, abbiano questo senso di responsabilità. Spero che ce l'abbiano. Quel senso di responsabilità nell'utilizzo delle mascherine, nell'utilizzo del gel e di tutte quelle misure precauzionali che doverosamente, scrupolosamente dovranno seguire. Proprio in virtù del fatto che hanno tanta voglia di ritornare a scuola e questo lo hanno manifestato. E chiaramente sì, è doveroso che ci siano dei controllori, come è stato detto in precedenza da chi mi ha preceduto. Però questo non basta. Bisogna fare appello ai giovani. Dovete prestare la massima attenzione, entrare a scuola, entrare nei mezzi di trasporto con le mascherine, prestare il dovuto distanziamento anche all'interno della struttura scolastica, però anche quando si esce dalla struttura scolastica, e non creare situazioni di assembramenti tali per cui se si diffonda una situazione di contagio è di tutta evidenza che poi ne pagano anche le famiglie. E in principalità ricordiamo i nonni, perché io ricordo che purtroppo, ma è così, è un dato di fatto, e per fortuna anche che esistono, dico talvolta, che tanti ragazzi sono, non avendo tutti e due genitori a casa, perché entrambi i genitori magari hanno un lavoro, e dove vanno? Vanno dai nonni, e i nonni sono le principali purtroppo vittime di questo Covid talvolta. Quindi bisogna prestare la massima, quindi ci appelliamo al senso di responsabilità dei ragazzi. Bene, poi le chiederò della giustizia, perché lei come giudice ordinario, volevo chiederle della questione Bonafede, il motivo per cui poi Conte non è andato avanti, si è dimesso proprio perché poteva andare sotto, proprio mi pare fosse previsto oggi. Allora, oggi è arrivata un'agenzia di stampa che è l'AGI, il direttore Mario Secchi, per cui non sono fake news, perché subito ormai si pensa alle fake news. La Cina ha iniziato a ricorrere all'uso dei tamponi anali per testare le persone ad alto rischio di contrarre il Covid-19. Leggevo la chat dei miei colleghi, sono partiti i commenti, siccome nelle redazioni c'è, per fortuna, anche in questi frangenti, soprattutto in questi frangenti, per reazione c'è un clima
un po' goliardico. C'è chi ha detto, vabbè, qui possiamo aprire un dibattito di un certo livello. Una collega ha detto, per carità che non lo sappia Zaia, perché inizia a fare tamponi anali, sarebbe... un altro dice, io ricordo con tanta simpatia quando parlò di aerosol fecale, sì, in effetti il Presidente un giorno parlò anche di aerosol fecale, perché... Fare i tamponi anali sarà contento Casalino magari. Allora, vediamo poi, capacissimo di fare la dimostrazione in diretta, vabbè, insomma, per dirvi anche che ogni tanto nelle redazioni, quando direttore, c'è... Direttore, ma è una chat interna a Rete Veneta questa, che no. Queste battute così? L'editore potrebbe anche aversene. No, diciamo che noi quando... Ciao Roberto. Su certe notizie ogni tanto facciamo dei commenti anche così un po' spinti, normale, ma insomma, stavo scherzando. No, ma è chiaro. Allora, chi è che voleva, Fabrizio, chi è che voleva intervenire? C'è qualche... Però in Cina comunque sì. Bisogna aspettare 28 giorni adesso, bisogna sì. Fare 14 giorni anche se si ha vaccinati, sì. Quando si arriva lì 14 più 14 giorni, quindi 28 giorni di quarantena. È vero. Sono tantissimi, quindi vuol dire che la Cina non è che ha superato il problema, pur avendo gran parte della popolazione vaccinata. Tra l'altro l'Europa che ci ha segnato la zona rosso scuro non si capisce bene. E questa è un'altra cosa grave. È una cosa grave perché implica poi quarantene, difficoltà nel passare da una frontiera all'altra, insomma davvero in Inghilterra non si può più andare. Se non c'è un vaccino neutralizzante, ci saranno solo le varianti, variante inglese, la variante brasiliana, poi tanto il vaccino continua a virare. Allora, o riescono a mettere a punto un vaccino che sia neutralizzante, altrimenti non serve a niente, sono dei palliativi e basta. Abbiamo visto negli anni, per esempio, nelle sale operatorie, sono stati costretti a tornare alla vecchia varecchina per disinfettarle, perché a forza di solventi e di disinfettanti chimici, batteri e virus si sono autoimmunizzati e non servono più a niente, hanno dovuto tornare alla varechina. Per non parlare degli antibiotici, gli antibiotici non fanno più niente, hanno allargato lo spettro sempre di più, perché ormai davano l'antibiotico che uno aveva le corna, alla fine non servono più a niente, abbassano le difese immunitarie e basta. Allora adesso torniamo da Montagnier, vediamo un servizio alla Fiera di Padova. Sono state individuate altre 5 sedi vaccinali, sì, per la provincia, ma serve personale per somministrare queste dosi ai cittadini. Vediamo il servizio. Oltre al padiglione 6 della Fiera di Padova ci saranno altri 5 centri vaccinali nella provincia. Lo ha stabilito la riunione che si è svolta nelle scorse ore tra i tecnici dell'USL 6 e i rappresentanti della conferenza dei sindaci. Inizialmente dovevano essere 10 punti vaccinali sparsi nella provincia, una sede ogni 100.000 abitanti, ma il numero è sceso vista anche l'imponente capacità di accoglienza del padiglione della Fiera, che dovrà dunque coprire il bacino di utenza cittadino della cintura urbana e delle terme. Oltre al punto di Padova città saranno attivate 2 sedi nell'alta, 2 nella bassa e 1 nella Zaccisica. I 2 nell'alta padovana sono un palazzetto dello sport a Cittadella, un palazzetto dello sport a Loreggia. Nella bassa padovana l'ex ospedale di Monselice e il chiostro, che è un chiostro storico a est, che è anche in quel caso un ex ospedale. Poi quello della Saccisica, un palazzetto dello sport e il padiglione 6 della Fiera. In attesa che arrivino i vaccini dopo la riduzione di consegne annunciata da AstraZeneca, i 5 nuovi centri vaccinali verranno allestiti. Si stima che possano essere pronti nell'arco di 2 settimane, in linea con i tempi dettati da Roma. Tuttavia resta l'incognita della carenza di personale per vaccinare, anche se con l'arrivo dei nuovi vaccini potranno scendere in campo i medici di base. Presumibile, anche se non c'è certezza, che le tante mansioni a cui è dedicato il personale dell'ULS, che io ringrazio gli operatori sociosanitari, gioco forza, siano stati anche uno dei motivi per i quali si è deciso di compattare su pochi siti vaccinali in modo da non disperdere anche le energie. Comunque c'è stato anche riferito che c'è una dotazione aggiuntiva di personale grazie all'intervento del commissario Arcuri, quindi con assunzioni fatte da livello nazionale. Intanto il comune di Padova ha scelto lo slogan per la campagna di sensibilizzazione e informazione a favore dei vaccini anti-Covid. Una scelta di cuore, una scelta per tutti. Parole che definiscono la vaccinazione un atto d'amore per un futuro migliore. Le grafiche disegnate dall'illustratrice
l'imprenditrice Rachele Scarpa verranno posizionate in fiera. Nelle prossime settimane il Comune di Padova distribuirà materiale specifico alla cittadinanza per l'informazione sul vaccino. Servizio di Valentina Visentina, Alberto Montagnani. E anche va rivisto un po' anche il rapporto con l'Europa, perché l'Europa o è l'Europa, diciamo, dei popoli, un'Europa politica, oppure è l'Europa dei burocrati, oppure è l'Europa che, a cui ricorriamo come fosse una banca. E quando si va in banca a chiedere qualcosa si va a fare un debito, per cui arrivano questi soldi, giustamente qualcuno dice prima bisognerà prima o poi restituirli. Ecco, per cui questa Europa, che cos'è? Un ente finanziario superiore agli stati? Cioè, ecco, e questo anche da capire veramente, perché sento prima una riflessione sulla parola europeisti. Tutti sono europeisti, ma europeisti cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Esatto, perché anche nasce questo gruppo, il gruppo Ursula, che detto così sembra una gran roba bea, no? Ma in realtà andiamo a prostrarci ancora di più e sostenere la quintessenza della burocrazia, perché Ursula von der Leyen è una tecnica al 100%, cioè ragazzi è come avere un ragioniere che ti fa i conti e ti presenta i conti e da lì non si scappa e ti devi adeguare ai conti, ai freddi numeri che ti imporranno dei comportamenti. Ecco, e da lì non si scappa, perché quando i soldi devono tornare indietro o i conti sono quelli sono i soldi, oppure per avere quei soldi devi fare delle determinate cose, le devi fare, perché davanti al titolo quinto è chi che ha vinto, ecco, e lì ti devi adeguare e giocare la carta dei territori. Poi torniamo ad Alberto Montagnier, dobbiamo andare subito in pubblicità. Grazie Fabrizio Bazzoni e anche a Galliazzo, prego. .22:48 in regia Fabrizio Bazzoni con Marco Galliazzo. Vediamo un servizio sulla For All, un'azienda importante di Quinto Vicentino, dove si torna a scioperare mentre arriva la notizia che la storica Lovatto Gas chiude. Vediamo i lavoratori della For All. Chi siamo noi? Chi siamo noi? Sono tornati in strada i lavoratori della Foral di Quinto Vicentino con la proclamazione di un pacchetto di sciopero di 16 ore, nuovamente perché a distanza di un mese dall'annuncio di voler chiudere degli ultimi tavoli di trattativi in Regione e al Mise, da parte del fondo Palzileri, proprietario di Foral, c'è il silenzio assoluto. 350 i posti a rischio, più un'altra cinquantina tra lavoratori del servizio mensa e pulizie. Al momento da parte del fondo Palzileri c'è un silenzio assordante, ci aspettiamo che ci siano, che inizino ad arrivare le risposte, infatti attendiamo anche e sollecitiamo una convocazione anche del tavolo regionale. Un piano industriale che dia prospettive alla Foral di Quinto e dei suoi dipendenti. Le risorse ci sono, si può fare la riqualificazione di Quinto e Quinto può diventare anche un player per gli altri marchi del gruppo Valentino e Baiman, che possono essere fatti su quel sito con appunto una giusta riqualificazione, magari finanziata da Regione e da Stato. Se non ci saranno risposte, il rischio che l'asticella dello scontro si alzi potrebbe essere inevitabile. E siamo responsabili, ma fino a un certo punto, e non escludiamo di dormire dentro la Foral. Intanto in giornata arriva come un fulmine a ciel sereno una notizia che la storica azienda Lovatto Gas di Vicenza verrà chiusa, lasciando a casa una ventina di dipendenti. Solo 3 anni fa era stato scongiurato il rischio smantellamento ed oggi la storia si ripete. Servizio di Luisa Bertini, se non ho sentito male, Alberto Montagnani. Il servizio qua accade anche a puntino, diciamo, per un mio intervento, perché vedere queste aziende che chiudono nel nostro territorio, che esprime quella grande ricchezza che poi viene conteggiata appunto nell'avanzo fiscale che il Veneto purtroppo versa alle casse dello Stato centrale, che sono circa 15 miliardi all'anno, 250 miliardi negli ultimi 10 anni, queste cifre enormi, e poi ci troviamo purtroppo con queste tristi scene di aziende che purtroppo devono licenziare e lasciare a casa padri di famiglia o persone che hanno necessità di lavorare. E qua punto il dito anche contro i sindacati, contro la triplice, CGIL, CISL e UIL, che sono sempre stati
oltremodo contraria a ogni forma di autonomia. Se non parliamo di indipendenza, ecco, ma proprio anche dalle piccole cose, perché un italisti al 100%, loro dicono sempre che si devono preoccupare di tutta la penisola, ma con che faccia vai poi a dire a questi operai che protestano, che saranno purtroppo destinati a perdere il lavoro e non avere più reddito per vivere decorosamente, vai a dirgli che purtroppo non si può far niente, cioè purtroppo aspettiamo i tavoli, questo è quando invece la soluzione ce l'abbiamo sotto gli occhi, che una migliore gestione dei territori con la ricchezza che rimane ai territori e che ognuno poi si dia da fare per sistemare i propri conti, non ci sarebbero queste tristissime conseguenze. Perché sembra quasi un assurdo un marchio come poi Parzileri, che era un fiore all'occhiello. Andiamo a perdere proprio tutto quello che ci faceva grandi appunto nel mondo. E perché? Per una mala gestio dello Stato nazionale. Si casca sempre là. Giustamente i territori, come diceva prima, se presenteranno i programmi per avere il recovery plan, recovery appunto plan, e presenteranno, è una carta da giocare, perché allora saranno importi diciamo un po' più piccoli e più distribuiti meglio sul territorio, che non grandi opere, grandi progetti, grandi eventi a livello nazionale che poi non si sa che fine fanno e dove si va meglio forse a far la cresta in uno stile, in Italian style perfetto, e dove si fa la cresta invece c'è maggior controllo, una migliore redistribuzione, perché anche qui l'autonomia diventa un po' più concreta, nel senso che ogni territorio dimostra che sa fare, che saprà avere la sua fetta appunto di fondo, e la investirà nel territorio dove anche i cittadini possono vedere i risultati, rendersi anche conto. Va benissimo che ci sia anche trasversalità, però il grande malato, cioè quello che deve morire per salvarci noi, è lo Stato unitario. Allora, la libertà, salute, l'amore sono i valori. Mi fate leggere un attimo, se no diamo tempo anche a chi riceve messaggi di leggere. Primari assoluti per la felicità: essere liberi vuol dire essere autonomi e indipendenti, non sottomessi. Annalisa Nalin voleva intervenire sulla scuola, sulla riapertura del 1° febbraio. Lei come, qual è la sua opinione? Sì, volevo intervenire sul discorso scuola, sì. Giovani ed EU. Dunque, la riapertura è assolutamente necessaria, perché quello che stiamo parlando tutta la trasmissione, questo Recovery Fund, Recovery Plan, in realtà è un programma che si chiama Next Generation Europe. Quello che ci sta dicendo la Commissione Europea è: noi vi diamo questi miliardi, li diamo in gran parte all'Italia, perché è stato uno dei, diciamo, era uno dei soggetti, già era il più debole prima del Covid ed è stato ulteriormente colpito lo Stato italiano dalla pandemia. Danno questi 209 più 13, insomma alla fine sono 223 miliardi, che arrivano proprio perché nel nostro paese si faccia uno scatto socio-culturale e si capisca che bisogna investire sulle generazioni future, e quindi non ragionare come abbiamo fatto fino a ieri, fino a un minuto fa, sul fatto che dobbiamo intervenire con progetti, processi, eccetera, per tutelare, per tirare fuori dal cassetto dei progetti, per tutelare determinate categorie. Dobbiamo cambiare, dobbiamo riformare lo Stato, dalla pubblica amministrazione alla giustizia, poi probabilmente l'adulto parlerà anche lei di giustizia, ma ci sono delle riforme strutturali importanti, ma questo è per eliminare quel bagaglio drammatico che è il debito pubblico italiano e non aggiungere ancora più debito pubblico italiano sulle nuove generazioni. Questo si fa investendo con programmi e strategie e riforme di cui ho parlato prima che cambiano completamente la visione, perché ormai noi non torneremo più alla società che c'era pre-Covid. Ormai siamo in una nuova storia, in una nuova era. Allora, in questo contesto, io qui critico e ho criticato già più volte da dicembre in avanti
la chiusura delle scuole sia a livello nazionale ma anche a livello locale, cioè quindi nella nostra regione. Perché se il Veneto doveva rappresentare il modello di eccellenza, e questo è tutto da discutere perché i numeri, non tanto, non solo quelli dei contagi, ma ricordo tutti i numeri dei decessi in cui abbiamo purtroppo primato, e hanno sgretolato questa immagine del modello di eccellenza. Ma tornando appunto sulla scuola, da una parte capisco Dotto che dice che i ragazzi devono essere responsabili perché è una forma fondamentale la responsabilità dell'individuo, ma dall'altra non possiamo mettere tutti questi carichi sui giovani, perché chi amministra la regione aveva la responsabilità dei trasporti, e se a livello nazionale non si è affrontato in cooperazione con le regioni i trasporti, questo non voleva dire che non bisognava intervenire anche a livello veneto. Quindi le scuole, in Italia partiamo il 1 febbraio, quando altre regioni, dalla Toscana ad altre, sono partite molto prima. Io vorrei non tanto discutere con, ovviamente discutere anche con gli altri colleghi politici, però vorrei parlare alle famiglie, che loro sanno bene che i loro figli sono stati a scuola probabilmente meno di 80 giorni, la scuola è stata chiusa per più di 300 giorni, qua sto parlando delle superiori, c'è una mancanza di prendere a focus i problemi delle generazioni giovani, delle future generazioni, che è praticamente endemica nella nostra società ma anche nella nostra regione. Quindi io non sarei tanto a chiamare la responsabilità dei giovani, ma la responsabilità di chi amministra questa regione per mettere tutti quei servizi, quei processi necessari perché i giovani possano andare a scuola, perché questo è un diritto per loro. Cioè, se noi da settembre, ottobre... Posso intervenire dopo? Sì, certo. Porti pazienza perché c'è scampo e se no non si riesce. Se da ottobre a novembre, dicembre abbiamo difeso tutte le categorie, baristi, ristoratori, impianti sciistici, eccetera, ma l'unica cosa che abbiamo sacrificato senza neanche porci un dubbio è la scuola, vuol dire che abbiamo qualcosa che non abbiamo capito, perché il futuro è la scuola, dobbiamo puntare sui giovani, nelle scuole i contratti non dove i contagi sono fuori dalle scuole, e quindi noi dobbiamo tutelare, fare tutto il possibile perché i trasporti siano efficienti, siano secondo i canoni, perché non ci siano gli assembramenti e perché finalmente i giovani italiani ritornino a scuola. Non mi si dica che negli altri paesi ci sono i lockdown, lo so, negli altri paesi ci sono i lockdown, ma loro non hanno chiuso tutto il tempo prima perché non erano stati in grado di coordinare la sfida della scuola. Bene, sentiamo il Presidente Ciambetti. Presidente. Intanto correggo l'Analin quando dice che abbiamo il primato di decessi. Noi in questo momento siamo la regione, la quinta o sesta regione per decessi sul numero di abitanti. Quindi le cose, specialmente su passaggi così delicati che hanno provocato lutti in tante famiglie, vanno dette in maniera corretta e non dire bugie. Per quanto riguarda bugie, ha detto primato i decessi, ecco. E noi siamo la quinta o sesta regione per numero di decessi, quindi il primato lo ha qualcun altro, va bene? Italiani, il Veneto aveva il tasso più alto di decessi in Italia. Ancora. Dopodiché, va vogliamo bene. Parlare. Glielo ripeto, lei dice una bugia, va bene? Il numero di decessi sugli abitanti, noi siamo la quinta o sesta regione in questo momento. Quindi, su queste cose, specialmente su queste cose, io pretendo da chi tenta di rappresentare un partito la correttezza e la verità, non le bugie. Tornando alle scuole, io vi faccio un piccolo esempio. Domenica sera ho fatto un tampone perché dovevo entrare il lunedì in un ambiente a Roma in cui mi chiedevano il tampone fatto 24 ore prima. In Fiera Vicenza, domenica ci sono stati circa 400 tamponi. Di questi 400, circa 250 hanno riguardato alunni delle medie e dell'elementare
e i maestri e i professori. Quindi la scuola è un fattore di propagazione del virus esponenziale. Si riapre il primo di febbraio perché nella programmazione era previsto questo, la nostra programmazione, visto l'andamento del contagio durante le festività. Lo riapriamo con i mezzi che erano già pronti a dicembre, ma visto l'andamento del contagio si è preferito essere prudenti, e vedremo e analizzeremo la situazione scolastica nelle prime 3 settimane di febbraio, perché riteniamo sia importante permettere ai ragazzi di andare a scuola, ma di farlo in sicurezza. E come c'è qualcuno che ha protestato in maniera minimale perché voleva andare a scuola, abbiamo altrettante segnalazioni di persone che invece vorrebbero continuare la didattica a distanza, perché hanno a casa gli anziani, perché hanno a casa persone con patologie, hanno a casa immunodepressi, hanno a casa persone che hanno qualche problema. Quindi guardiamo le due facce della medaglia. Noi vogliamo far ripartire le scuole in assoluta sicurezza. Allora, vediamo un grafico della stampa interessante, perché dice prevalenza, incremento settimanale dei casi. Le regioni che stanno bene e che stanno peggio, quindi vedete qui tra i rossi vediamo il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, qui ci sono gli arancioni, i verdi, e tra i gialli c'è il Veneto. Quindi diciamo, stando a questo grafico, il Veneto è, meriterebbe la fascia gialla, anche se ci troviamo adesso in arancione. Mi rivolgo la signora Linna, cioè che c'è sempre questo autorazzismo contro i veneti, cioè che chi si compiace dei problemi, delle disgrazie dei veneti, che deve sottolineare: noi siamo i peggiori, siamo evasori, siamo non meritiamo niente, e tiriamo la carretta. E c'è questo autorazzismo. Allora, per compiacere chi? Per compiacere il principe di Machiavelli? Per compiacere chi? Il padrone? Per compiacere chi? Il partito? Per compiacere chi? L'ideologia? Guardi, ci auto lesioniamo. C'è questo autorazzismo, io lo chiamo. Cioè, il Veneto, quando il Veneto ha un'eccellenza, no, deve venire fuori qualcuno che dire no, facciamo schifo. Siamo un popolo di solisti invidiosi. Chi tira la carretta? La scuola. Dove è stata l'eccellenza con la scuola? No, stavo parlando dei morti, quando lei ha detto che eravamo primi in numero di morti. E andiamo in cerca di un dato per gettare fango sulla nostra regione. Stati 93 decessi anche ieri. Cioè, i decessi nel Veneto, purtroppo, nella seconda ondata, hanno avuto una crescita esponenziale che è stata la più alta d'Italia. Io non sto parlando dell'ultima settimana, ma sto parlando degli ultimi 2-3 mesi. Sì, ma andiamo sempre a sottolinearlo e a tirarlo fuori. Ma è un dato assoluto che va guardato insieme. Lei fa il focus per dare la croce al Veneto, come ha detto Montagnier. Lei è una razzista nei confronti del Veneto. Si vergogna di essere razzista. È vero. Fateli andare nelle scuole, perché io non capisco proprio quale sia la differenza di far andare i ragazzi nei centri commerciali nel pomeriggio invece che farli andare la mattina nelle scuole. Allora organizziamo la scuola, i trasporti, diamo la possibilità alle famiglie di ritornare alla normalità. Non siete capaci di farlo, siamo gli ultimi che riapriamo. Allora andiamo, Presidente, voleva aggiungere qualcosa? L'abbiamo sentita, ma se voleva parlare con chi non vuole capire, se abbiamo avuto un aumento di contagi e lo abbiamo verificato al 15 di ottobre, è perché le scuole sono aperte. Quindi vogliamo partire con cautela e per verificare che tutto si possa fare al meglio. Il 50% serve per testare nelle prime 3 settimane di febbraio il fatto che si possa andare a scuola in sicurezza. Stare 5 ore dentro un'aula è diverso che andare in un centro commerciale. Quindi non si possono fare paragoni di questo tipo. È veramente è assurdo fare dei ragionamenti che nulla hanno a che vedere, mettere assieme pomi con peri non ha senso. Allora, Isabella Dotto, su questo, e poi due parole anche sulla giustizia.
Beh, allora, sul tema della scuola non posso che ribadire ciò che ho appena detto. Io faccio appello al senso di responsabilità dei giovani e rimango ferma nella mia posizione, che può essere anche non condivisa. Io rispetto le diversità di opinioni, così mi è stato insegnato e nelle mie corde, diciamo, anche se la penso diversamente. Per quanto riguarda il tema della giustizia, allora, il recovery plan prevedeva anche lo stanziamento di 3 miliardi per affrontare le riforme sul tema della giustizia. Sì. Non abbiamo avuto la possibilità di ascoltare o di conoscere il contenuto della relazione di quell'atto che avrebbe appunto dovuto portare il ministro Bonafede appunto in aula, ma so appunto perché mi sono informata, chiaramente il contenuto riguardava evidentemente l'istituto della prescrizione. Adesso non voglio essere pesante, tediarvi e entrare nei tecnicismi, voglio solo arrivare al cuore del problema della macchina della giustizia in Italia, anche per essere sintetica. C'è il tema, dicevo, della prescrizione, che sarebbe l'estinzione del reato per decorso del tempo, su quello si doveva attuare una riforma, poi sul processo penale e processo civile, ma non sappiamo che cosa volesse appunto riformare il ministro Bonafede. C'è un tema importante all'interno della macchina giustizia che secondo me va detto, e soprattutto va fatto veicolare, diffondere questa realtà all'interno della giustizia italiana, che è la categoria dei magistrati. Tutti i cittadini sono convinti che i magistrati sono tutti uguali, no? Nelle aule penali, per semplificare, la Tocchetto mi darà ragione, che è un avvocato e conosce bene la categoria. Allora, abbiamo i magistrati ordinari, e sono coloro che per concorso, diciamo, sono entrati nella macchina giustizia e fanno o i pubblici ministeri o i giudici, poi ci sono gli onorari. Ecco, affinché poi peraltro io non sia censurata, direttore, o anche lei, non si sa mai, vorrei rilevare che io ho fatto il magistrato non ordinario ma onorario per 16 anni. Onorario, sì, ecco, sì. Onorario, no, non vorrei che ci censurassero assieme, insomma, ecco. No, no, ma così avevamo detto, mi pare, no? Onorario, sì, sì, sì. Onorario. Sì, sì, ma volevo essere... Sì, sì, sì. Non era assolutamente una... Sì, sì, ho capito, sì. Ecco. Allora, per dire che cosa? Che la magistratura onoraria è quella categoria di persone che hanno oltrepassato i 40-50 anni, che per più di 20 anni hanno aspettato questi ruoli. E che cosa hanno fatto i governi che sono seguiti nel tempo? Non li hanno mai stabilizzati, cioè questi cittadini lo sanno. Ma quelle persone che trovate nelle aule di giustizia che indossano la toga non sono sempre magistrati di carriera, ma sono onorari, cioè quelli che sono pagati a cottimo, hanno un'indennità, sono pagati per giorno d'udienza, non hanno trattamenti previdenziali, non hanno trattamenti assistenziali, cioè se si ammalano sono spacciati. Per Covid è morto un onorario, anzi anche più di uno purtroppo, un giudice onorario nel Sud Italia, questo lo voglio ricordare. Sono in atto una serie di scioperi, prese di posizioni, proteste, ma questo va avanti da anni, è del 98 che esiste questa categoria. Allora Bonafede aveva detto che doveva assumere 16.000 lavoratori all'interno della macchina giustizia. Mi auguro che fosse indirizzata anche a questa categoria di magistrati onorari, è vergognoso tutto ciò. Giorgia Meloni si è sempre spesa per questa categoria, ho visto anche il partito della Lega che hanno sempre cercato di difendere questa categoria affinché possa ottenere tutti quei diritti sono consacrati nella nostra carta fondamentale. Ecco, questo per dire che cosa? Se vogliamo garantire la certezza del diritto al nostro paese, dobbiamo dare gli strumenti alla macchina di giustizia perché ci sia la certezza del diritto, perché i processi giungano a compimento, perché non ci sia la morte dei processi, diciamo, fuori dal tecnicismo. Ma se non abbiamo personale amministrativo non solo, ma magistrati che vengono anche stabilizzati per poter aspettare meglio la loro funzione, la vedo dura. Questa è una delle falle, una delle problematiche più gravi dentro la macchina giustizia italiana. Perché dico questo? Perché pensate che il 90% dei processi penali in Italia civili sono espletati dai magistrati onorari, non dai togati, dagli onorari. Quindi se non ci fossero gli onorari, come farebbero la macchina della giustizia ad andare avanti? Si bloccherebbe. E già la macchina della giustizia è fortemente rallentata e compromessa. Prego, avvocato. Prego. Condivido totalmente quello che dice la dotto e aggiungo appunto, come ha ragione lei, io non ho mai fatto il magistrato onorario, però
Aggiungo che loro, cioè i magistrati onorari a Treviso, parlo del tribunale che conosco, stanno facendo le sentenze, stanno mandando avanti il lavoro dei magistrati, perché i magistrati molto spesso delegano ampiamente, quindi ha ragione, è una delle questioni che va trattate. Anch'io comunque più volte ho spinto i nostri parlamentari a portare avanti la riforma, perché sono proprio loro che mancano, perché il vero problema è che manca, che non è che la giustizia è lenta, cioè è lenta per tante questioni, ma è lenta proprio perché non c'è chi decide. E per fortuna, almeno in alcuni casi, i magistrati non togati mandano avanti tutto il lavoro, ed è giusto, fa bene la dotta a dirlo, a spiegarlo ai cittadini, perché i cittadini credono che tutti siano privilegiati e quelli che stanno dietro la cattedra, coloro che decidono, sono quelli che non hanno voglia di lavorare. In realtà c'è tutta una grossa fetta di soggetti, che sono tra l'altro tutti ovviamente laureati in legge e la gran parte sono anche avvocati, che fanno appunto questo lavoro di sentenze, sì, che non è una cosa semplice. Sì, ma non si affronta mai, come al solito, il problema di fondo. Se invece di avere 150.000 leggi ne avessimo 5.000 come tutti gli altri stati, non ci sarebbe tutto sto papocchio continuo. Quindi non si affronta mai il problema di fondo. Si mettono sempre i cerotti di qua e di là, in Italia è così funziona. Allora, la realtà è questa qui. Allora, adesso torniamo dal sindaco di San Giorgio delle Pertiche, però prima vediamo un servizio, Fabrizio, da Venezia sul giorno della memoria col presidente Zaia, il presidente della comunità ebraica nel ghetto più antico di Italia. Vediamo. I tedeschi stanno per intervenire. E infatti il 1 maggio del 42 l'ennesima circolare tedesca impone l'obbligo tassativo per gli ebrei di portare su giacche e cappotti la stella gialla, che fino ad allora era stata limitata alla Germania. In un teatro a Goldoni, vuoto per il Covid, ma sono in tanti a seguire via internet, Davide Giandrini racconta la storia di Arpad Weiss, calciatore e allenatore di successo, ebreo ungherese, che con le leggi razziali del 1938 dovette lasciare l'Italia. Fu deportato ad Auschwitz dai Paesi Bassi. Il fascismo non si è fermato di fronte a niente. Ha distrutto quello che è stato il tessuto sociale italiano, espellendo dei cittadini che erano inseriti nelle diverse articolazioni della società. Particolarmente commovente questa situazione, anche rappresentata in questo spettacolo, penso che possa essere anche vicina ai giovani, per vedere come qualcuno nello sport, qualcuno che aveva un significato, anche di fronte a questo non si sono fermati. Arpad fu l'allenatore più vincente della sua generazione. Negli anni 30 vinse il primo campionato italiano a girone unico con l'Inter, che in epoca fascista si chiamava Ambrosiana. Quindi un doppio scudetto consecutivo con il Bologna, accompagnato dalla Coppa del Torneo dell'Esposizione di Parigi, antesignana della Champions League. Arpad Weiss morì a 47 anni in una camera gas di Auschwitz, dopo 15 mesi di lavori forzati. Era il 31 gennaio 1944. I 64 appuntamenti diffusi in tutto il territorio comunale fanno di Venezia ancora una volta una delle città più attive e impegnate nel concepire il giorno della memoria, non solo come una cerimonia commemorativa, ma soprattutto come un'occasione di riflessione storica, civile e culturale, che affonda le sue radici nel tessuto sociale della città e che intende coinvolgere in questo percorso di consapevolezza soprattutto le giovani generazioni. Lo spettacolo del Teatro Goldoni, nella giornata che come ogni anno commemora le vittime dell'Olocausto, nell'anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz da parte dell'Armata Rossa, è una delle tante di una città come Venezia, sempre più sensibile e attiva nella ricorrenza di questa tragedia della storia contemporanea. Il giorno della memoria non è solo e non è tanto il giorno in cui, certo, ricordiamo gli ebrei vittime delle leggi razziali, ma costruiamo il nostro domani. Servizio di Filippo Fois. Allora, sindaco, qual è il problema che lei sta cercando di risolvere con maggiore impegno
maggiore attenzione a San Giorgio. Il problema, ce ne saranno tanti. Insomma. Il problema che si prospetta è quello dell'occupazione e quello delle, delle categorie produttive. Per carità, potrei parlarvi di problemi di viabilità, di infrastrutture, insomma, però oggi il focus che dobbiamo avere nel territorio è quello rivolto al mondo del lavoro. Lavoro che in Veneto, parola lavoro che in Veneto va spesso, o meglio, sempre a braccetto con la parola partita IVA. Oggi abbiamo il mondo della partita IVA che è in ginocchio e che bussa alle, alle porte dell'istituzione più prossima, che è quella comunale. Il rammarico è spesso non avere la potenzialità di poter aiutare queste persone, queste partite IVA, queste famiglie che dietro ci sono a questi banconi, a questi registri di cassa, a questi commercianti, insomma anche piccole e medie imprese. Perché vedete, cioè anche i comuni, per quanto possano sforzarsi di fare, hanno i fondi che sono quelli che sono e con cui devono come tenere in piedi tutto il sistema comunale, pagare ovviamente stipendi, mandare avanti e fare le manutenzioni sui edifici scolastici, dare i contributi straordinari. Poi avete anche voi le code davanti agli uffici oggi, gente che vuole essere aiutata, no? Infatti è questo anche un tema su cui prima pensavo di intervenire quando si parlava di fondi, di aiuti, di governo. Il Veneto, il Nord, oggi ha bisogno di aiuti ai comuni affinché possano in maniera capillare arrivare alle imprese, perché il nostro territorio è così diverso che pensare a criteri, a bandi, a supporti nazionali si rischierebbe di creare redditi di cittadinanza o cose varie di cui non abbiamo bisogno. Il governo peraltro ha una politica assistenzialista che qua nei nostri territori a nulla serve. Vi do qualche esempio anche numerico. Sì. A maggio col primo fondo di sostegno alimentare nel mio comune, 10.000 abitanti, sono arrivati 60.000 euro e altri 60 sono arrivati prima di Natale, 120.000 euro in tutto, che negli anni scorsi era quello che spendevamo in 4-5 anni di sociale e di aiuti economici alle famiglie bisognose. E questi fondi che però spesso ci vedono in difficoltà a spenderli in maniera giusta, perché sono vincolati al sostegno alimentare e devi per forza creare dei bandi dati da minori introiti però rivolti alla persona, quando in realtà l'emergenza più grande, per carità, con tutto rispetto per le persone, però partì quel fondo a livello nazionale quando cominciavano a esserci le proteste nel sud Italia, che andavano ad aprire le serrande dei negozi, a fare nel nord non abbiamo, nel Veneto non abbiamo così tanta esigenza di sostegno alimentare. Abbiamo esigenza di sostegno all'occupazione, al lavoro, e purtroppo sono fondi che sono vincolati all'alimentare. Io ho questi 120.000 euro, più di metà li abbiamo già spesi, però se li avessi avuti per poter aiutare le attività produttive, che magari perché hanno l'ISEE alto, perché hanno il negozio di proprietà, perché hanno la nonna in casa che fa reddito, perché ha la pensione, non riesci a trovare il criterio per poter aiutare, ti trovi anche con una disparità sociale. Cioè oggi è paradossale pensare che il mondo delle partite IVA, che una volta era quello invidiato, cioè hai la partita IVA, hai il negozio, hai il ristorante, sei ricco, è quello veramente in ginocchio. E il grande rammarico, la grande sconfitta da amministratore locale è quello di non avere gli strumenti concreti per poter aiutare, perché cosa fai? Non puoi neanche dire abbasso l'IMU, abbasso l'IRPEF, perché anche i comuni hanno necessità di stare in piedi e hanno dei legami di bilancio, dei vincoli, che per quanto la parte politica voglia metterci il proprio impegno, poi il ragioniere deve vagliarti il bilancio, il revisore del conto ti dice sei pazzo, non approverò mai un abbassamento se non abbassi la spesa. Ecco, su cosa abbassi la spesa? Abbassiamo il contributo alle scuole materne, che quindi si alzano le rette, togliamo il trasporto scolastico per le elementari, cioè, quindi i comuni hanno le mani legate e veramente questa sofferenza di essere inermi a questa situazione. Sì, ecco, la fermo perché abbiamo la pubblicità che spacca il secondo, pochissimo, dura pochissimo, e poi con Fabrizio Bazzoni e Marco Gagliazzo torniamo in studio e torniamo per i saluti in pratica. Grazie Fabrizio, grazie.
Allora, di nuovo in diretta solo per i saluti, sono le 23:21, crisi partiti al regolamento di Conte, abbiamo titolato, domani riprendono le consultazioni, sembra che Renzi possa e voglia rientrare nella nuova maggioranza, insomma di tutto e di più, ne abbiamo viste di tutti i colori questi anni, quindi c'è da aspettarci qualsiasi soluzione. Vedremo come andrà a finire, venerdì finiscono le consultazioni, quindi ovviamente ne sapremo certamente di più. Ringrazio il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti. Presidente, grazie molte per essere stato grazie con noi. Grazie, direttore, a risentirci. Grazie, a presto. Grazie Isabella Dotto di Fratelli grazie d'Italia. Grazie per l'invito. Arrivederci, grazie molte. Annalisa Nalindi, Più Europa, arrivederci. Grazie, grazie buon lavoro. Grazie. Arrivederci. Grazie molte al sindaco di San Giorgio delle Pertiche, Daniele Canella. Sindaco, a presto. Grazie a lei, direttore, anche per il bel confronto e a chi ci ha seguito. Battagliero in un paese importante della nostra regione, Antonella Tocchetto. Grazie. Buonasera grazie a tutti. Consigliere grazie a voi. Comunale e provinciale per il Partito Democratico. Mario Fabris di Forza Italia. Buonasera a tutti. E una bandiera del Veneto e dei Veneti, Alberto Montagnier per Raisi. Grazie. Per Aise Venete. Buonanotte a tutti. Grazie a tutti. Ci vediamo domani sera ovviamente. Grazie. Buonanotte.